Oh, no, 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 quindi no, mi no, aprendo Facebook è di extra di blu. Lascio l'acqua? No, no. Devo bere è brutto perché noi non siamo abituati a bere l'acqua. Ma cioè, in genere di vino. Poi questo è un vino buono. Alessia, ecco, la Mary c'è già la diretta. Alessia, okay. C'ha solo prodotti di alta, certo, qualità. Come si condivide? Eccoci, dall'abbigliamento. Allora, guarda, condividi. Allora, ti faccio. Condividi, scrivi post, pubblica. Ah, ok? Figata, tu sicuramente sei più... Ecco, ciao Giada! Ci siamo! Aspetta, io ancora devo capire come funziona. Basta che abbassi il volume. Ma la inquadriamo a sorpresa, la presentiamo e poi la inquadriamo o la vediamo già e da subito? Guarda, già la vedono! Già, lì. Già la vedono, ciao. Paolo! Eccolo, già la vedono! Eccolo, già la vedono! Ciao Franci! Aspetta, Chicca, la conosci Chicca? Mary, Francesca Romana? Sì, come no! Ciao Fra! Vabbè, ma tu qua fare? Vedrai. Ciao anche a te, niente. Giada! Vedrai praticamente tutti quelli che scrivono e ti mandano. Mi ha scritto bellissime! Ma l'outfit ti piace, Giada? L'outfit è oggi è curti e biondi. Biondi curti. Biondi curti. Noi abbiamo il nostro biondi preferito, Giada, perché ovviamente è uno sponsorone di questa trasmissione, Paolo. Sì, eh? Perché ormai gli uomini, anche le donne, sono un po' luffriccicarelle, invece Giada gradiscono i biondi. Sì, Mary è vestita sempre da Giada curti, quindi... Beh, io proprio non riesco a vestirmi diversamente. Adoro i miei outfit in curti. Mary, vedo pure che sei io, c'ho una... Giada scrive, ho bloccato mezzo mondo per stare con voi. Lei sta lavorando come una pazza in questi giorni. Sì. E io quindi, conoscendola, non l'ho sentita tutto il giorno. Noi la ringraziamo e gli stessi ringraziamenti li cominciamo a girare a te, Mary. Ma che spettacolo! Che bella! Iniziamo, eh! Io sto proprio in prima. Tu stai... No, io... Alessia, per se, ti dispiace se non faccio il giro? È per farmi evidenziare, ma io la scritta. Dobbiamo far braga, Mary e Paolo. Dai, eh? Sì, farò del mio meglio. Ecco. Adesso inizia la nostra sigletta, Mary, no? Che dura 5 secondi nani. Sì. Che è quella di Jovanotti, Nuova Era. Ma qua si mania, se beve. Sì, no, ma abbiamo sto problema, tu no? Hai questo detto che stai a dieta. Questo però è il residuo della quarantena. Perché noi, non potendo andare da nessuna parte, era tutto chiuso, venivamo qua a fare l'aperitivo. No, qua e questo vizio ci è rimasto. A pallone a tutto. Sera. Ecco. Ciao Vincent. Ah, Vincent, non l'avevi visto ancora? Sì, no, l'ho visto prima, ma di sfuggita. Ciao Mirko. Diciamolo che lo conosco il biondi. Ma perché io leggo Giada e non leggo Mirko? Perché allora, non leggiamo perché sempre tutti proprio, gli stessi. Mary. Tu allora, probabilmente visualizzerai persone che noi non vedremo. Ah, okay, ma... Che magari sono amici montage, con te su Facebook. Pace, io pure, noi pure, io sono ignorantissimo. Nella vita, ma soprattutto sui social. Vai, condiviso? E lo sto facendo, se mi fai fare la spesa, il parcheggio, la birra, il vino, le pizzette, è chiaro che qualcosa mi deve sfuggire, ma è la cosa più importante. Luminosa, sbellucci così. È la cosa più importante. Brava, Mary. Ciao, Sabrina. Ciao. Oh, ciao, Maurizio. Leggo Maurizio Torrizzani. Ragazzo. Ciao, Vittorio. Maestro Maurizio. Ciao a tutti. Eccoci. Ale, possiamo partire, amore. Chi Vittorio? Mi sembra amico tuo, no? Vittorio è un pezzo di cuore. Quale Vittorio? Vittorio Ripoli. Ah, che ciao Vittorio. Non so perché è collegato, perché dovrebbe essere al montaggio di Te che Te che Te. E invece sei collegato. Eccomi. Sì, benissimo. Vai. Io non ti sento, ma stavo a parlare solo con te. Pa, tu di solito non senti la mazza. Io non l'ho sentito. Ha detto siete pronti? Io non siete l'ho pronti. Sentito. Alessà, mi parli pure pronta? A me. Vai. Alessandro, non sento nulla io, mi ha inibito il canale. Signore e signori, ladies and gentlemen, tre il balletto, Mary. Ah, io ormai Alessia proprio Del con i balli. Paolo Di Rienzo. Continuo a non sentire. Come al solito, buonasera. Buonasera a tutti. Dove stavi? Sotto il tavolo? Comunque, che stavi a fare? Comunque questo è sfruttamento. Sì. Cioè non possiamo fare tutte le cose io
è una cosa. Ma tutta. Perché tu che cosa fai, Paolo? Dimmi cosa fai. Oggi ho fatto tutto, quasi tutto. Per due pizzette. Per due pizzette. Ma mi hai mandato pure a dirigere il traffico alla rotatoria De Matteis. Buonasera, Paolo Di Rienzo. Buonasera, Alessia del 7. Come stai, Paolo? Bene, bene. Quando ti vedo divento frizzante. Pensa a quello che devi dire, divento... stasera. Ma io penso sempre a quello che dico. No, o meglio, cerco di farlo sempre. Poi... Senti. Sei contento? Sei... Io sono felicissimo questa sera, perché che dir si voglia, ecco. Tutto è partito da lei, sì? Tutti quelli che sono venuti dopo saranno sempre secondi, la vera padrona di casa stasera ce l'abbiamo qua. Torna Extra TV! L'unica Segneri! Che bello! Dopo 9 anni torno in questi studi. Ritorno alle origini. No, raga, non potete capire. Io tutto quello che non so fare, l'ho imparato qui. Quindi vi assicuro che a questo posto io devo il mio cuore. 9 anni fa, quindi, sono tanti. Sì, ma anche per svariati anni. Cioè, io ero quella che... Eri il volto di Extra TV. Dimmi di più. Io ho sempre frainteso tante cose. Dimmi di più, Extra TV. Sì, sei stata il nostro volto per tantissimo tempo. Ed è stato forse la scuola migliore che potevo fare, esatto. È stato meraviglioso, anche perché adesso il Rai vai come una scheggia, insomma. Dai, ormai sì, proprio diciamo che mi sto dando da fare, mi sto impegnando. Però... Tutti i giorni, mi dicevi, hai fatto 186 puntate. Sì, più o meno. Sì, ecco. 186 ma questo puntate. È solo intanto... fra le ultime cose che ha fatto. Certo. Perché ma perché tu hai studiato. Io cerco di farlo, non ci sono mai riuscito bene. Tu hai però, le pizzette, però, il guarda, vino, ti sei studiato non la ho vita scritto di Mary nulla, Segneri. Non ho scritto nulla, è tutta bianca la te pagina. Te come noi. Sarai tu a dover incidere la tua vita su questa vabbè, pagina. Pensate che parole. Aspetta, posso salutare un po' di vai, gente? Tu puoi fare quanti, quello vai, che vuoi stasera. Aspetta, facciamo una cosa. Intanto che prima facciamo? Che ti saluti, noi mandiamo una bella hit che insomma mi piace, una canzone romantica che piace anche a te. Alessandro, manda, cioè, intanto noi salutiamo tutti quanti. Tanto siamo qua con voi, non è che ce ne andiamo. Tanto te la puoi ciao. Sentire, Ma che bella, ma le hai scelte tu le canzoni? Sì, non mi prendere in giro. Non ti sto a prendere in giro, mi piace davvero. Lo so che questa canzone non ne potete più, però... Non è vero, no, questa, guarda, questa è l'unica canzone neomelodica napoletana che... Io pure. A me piace tanto, veramente. Facciamo un brindisi intanto, Mary, dai. Brindisi. Brindisi alla vita, brindisi, e grazie ancora per aver accettato la nostra... Grazie a voi per avermi invitato. Ma ci mancherebbe altro. Noi anche prima, però l'impicciata. No, scherzi a parte, magari ci rendiamo conto che non è sempre fattibile. Facile per te essere presente, ma io non vedevo l'ora. Visti gli impegni, noi siamo Monica, felicissimi. Io sul calendario mettevo le X, non vedevo l'ora. Senti, voglio salutare Monica. Vai, Furioni, ciao tutti. Amore. Monica. Voglio salutare Roberto Iorio. No, Vittorio Ripolo ha lasciato il montaggio per me. Giorgio Piccolo, ciao Giorgio. Ok, fatto. Tanti fan, Mary, tantissimi. Persone con cui lavori. Io mi ubriaco adesso. Vai, vai. No, tanto questo è un vino buono, Mary. Sto di giù, devo mangiare la pizzetta. Vai, mangia, dai. Ma mangia, bevi tutto quello che vuoi. Allora, sì. Questa è la canzone che più azzeccata dell'ultimo bella, anno. È bella, è bella. Più forte. Ragazzi, quante volte l'abbiamo ascoltata questa canzone non si conta, però tutto tempo che è passato mi dà gioia adesso, no, va da bene. Sta mangiando. Sarebbe dieta, però vabbè. Dai una su. Anche perché su che ti mangia a dieta? Che togli pasta e pane le tolti. Sì, non dovrei perché non si fa, però l'ho tolti. Lo so, in questi giorni. Se uno vuole subito, vabbè, ma dai, su, stai benissimo, Mary. Io volevo commentare questo che ho trovato qui. Certo, volevo commentare, guarda che tu sei, ti sentono tutti, eh. Appunto. Allora, io ho trovato questo girasole nella mia postazione. E il girasole è il mio fiore preferito. E Alessia, insomma, si mi conosce da anni, ma non mi ha mai regalato mezzo fiore, no. Quindi non poteva saperlo. Beh, però sai, invece Alessia del 7 sa tante, ma come cose. Fa a saperlo? Diciamo che tu sei abituata a Barbara D'Urso, no? Sì, che, insomma, vabbè, ma no, qua siamo nel piccolo, cerchiamo di dare un po' di emozioni. Ma no, ti spiccia casa, le ho viste io le interviste che fai. Infatti sono un po' agitata anche. No, grazie, no, perché ha un significato bello, mi fa molto piacere averlo ricevuto. Ciao Marta! Ecco, Giada, ecco, che mi rimprovera, che sto mangiando. Mangia, mangia! No. Beh, si preoccupa. C'è il ritornello, ragazzi, eh? Dai, Mary. E allora sì,
Abbraccia me più forte. Ma quanto siete belli. Io voglio essere uno spettatore stasera. Sì, tutto il tempo che è passato il tempo perso. È bellissimo. Sì, è una poesia. Lo sapete quante visual ha avuto? Quante? Indovina. No, non lo so. Mi frego pure io una pizzetta. 150 milioni. Madonna. 150 milioni. Noi lui ce l'abbiamo avuto in collegamento ai fatti nostri. Sì, perché poi anche lui ha avuto il Covid, no? Ah, non lo sapevo. Ha avuto una situazione un po' complicata per lui, poi alla fine, insomma, l'abbiamo avuto anche in studio post, è stato bello, bello. Penso che questa canzone ha sbancato nel mondo. È stata la sua fortuna, penso, no? Diciamo. Però c'ha una voce molto bella, eh? No, se non ma secondo me ha trovato pure un giro melodico e armonico. Sì, molto interessante. Ma poi è dolce, ti fa pensare a un sacco di cose questa canzone. Secondo me è... A me... È vero, ti dà una bella sensazione. No, io guarda, Salvatore prima non l'apprezzava, mi prendeva in giro. Adesso ultimamente in macchina mette a braccia. Che bella. Sei arrivato dopo, però sei arrivato. È bella assai. Questa è la moglie. Sì. Che bellino. Molto, poi è un ragazzo giovane, no? Sì. Noi ce la siamo cantata. Intanto abbiamo un po' Mary, cantato. Abbiamo un altro amico che ci bacchetta. Chi è successo? Vittorio, che ci dice basta pizzette. Oh, vabbè, ma la lasciate sta però, Madonna. No, veramente, santa. Dalle parti nostre si dice fatti il nome e vai a rubare. E fregatenne, no? Una pizzetta si è mangiata. Mo vi dico di proprio tutta la verità. Dai, tutta. Mary, dici. Sono stata 3 settimane senza mangiare carboidrati. Che te sei mangiata, Mary? Ho mangiato di tutto tranne carboidrati. Verdure, carne, pesce, queste tristezze qua. Da morire. Ieri sera siamo andati in un posto dove l'unica cosa che c'era era il classico paninaro. Cioè, e tu lo hai rapinato. E io ho chiesto, vabbè, se poi potevo il pane e prosciutto. Certo, il almeno... prosciutto è finito. Ragazzi, il sera ce l'ho mangiato. Pane, sasicchia e broccoletti. Oh, capisci? Mo che è una pizzetta. Io prendo appunto. Una pizzetta. No, ma ha pure Villa Carletta, è vero, ecco. Già la domenica. Vabbè, zitto. E quindi, stavo non soltanto ieri, anche a Villa Carletta. Sì, sì. Senti, allora, ma casa tua la trovi ristrutturata? Cioè la trovi... No, come no, perché lei non c'era proprio sta stanza. Questo non c'era, Paolo. Appunto. Andata via io e avete aperto la porta. E mo con l'eco bonus loro hanno ristrutturato tutto, hanno ampliato gli studi. È bellissimo, però questo tavolo c'era. Questo tavolo c'era perché era già dove Mary Guarda, stava. Guarda, quando noi siamo arrivati c'erano ancora le tue impronte. Immagino, sopra perché tavolo. Insomma tutte le mattine andavo in diretta in radio... E avevo questo tavolo, bellissimo. Senti, Mary, tu hai pochissimi anni, sei giovanissima, insomma. Beh, pochissimi. Ma questo lo dice a tutti, effettivamente. Io sono più giovane, Mary, questo te lo dico, io sono più giovane. Questo lo dico perché qua sono sempre più giovane. Sì, certo, immagino. Non ride perché è così. No, perché io mi ti ricordo che eri più grande. Abbiamo chiamato di tutti e di più, non siamo riusciti a chiamare uno che fosse nato prima d'Alessia. Non ci siamo riusciti. Manco Orietta Berti. Manco ci abbiamo provato con Orietta, niente. Non sono venuta, grazie. Va bene, ho 39 anni. Oh, lo dico. Brava. Lei lo dice, non si vergogna di 39 anni, quindi no. Giustamente si riporta benissimo. Allora, intanto io volevo dire una cosa a Mary, questa è una cosa seria veramente. Mary, che tu è? Sei un esempio, nel senso che io ti ricordo da sempre. Ora comincia a pressare pure io. Perché no, metti pressione, però. Metti pressione. Ma che pressione? Sto facendo una cosa metti bella. Pressione, che sto a fare un argomento serio. Ma, scusa, è che succede raramente. Mary. Cioè, guardala, che gnoccona. Sì, guarda sì, che forme, forme sì. Che forme. No, allora, sì. Io sono pianta come una pialla e Mary no. Quindi. Tu hai subito un altro problema, una cosa. Sì. Giusto 3 secondi seri. Hai praticamente subito una trasformazione. Sì. Bellissima. Sì. Ammirevole, faticosa. Sì. Allora, voglio sapere un po' della... Che hai detto? No, ma ce l'aveva con me. Volevo sapere della Mary di, non so, di 15 anni fa. Per te hai fatto il grande fratello quanti anni fa? Era il 2004. Quindi 15 anni fa. Scusa Ale, abbiamo qualche contributo? Ci abbiamo proprio la ciociara? Può darsi che sei stato comunque tipo 57 anni giorni. Fa. 17? Sì, semifinale. Vero. Perché la mia edizione durava di meno. Non mi ricordavo, 57 giorni. È proprio studiato. Madonna, mi stai Ale, ci manderesti il contributo? Le fa ogni sera o in macchina? No, intanto, Mary, come sei andata al grande fratello tu? Io come ho fatto ad entrare? Allora, oh Madonna, ma quella so io.
Oddio, io ti vorrei chiedere più come hai fatto a uscire veramente, però. Allora, io mi trovavo in un locale, ecco, a Roma, sì, che si chiama il Mucca Assassina. Ecco, lo conosciamo, certo, un po' tutti. Ed ero una donnona di 127 kg. Bel femminona, bella femminona. Sì, con un boa rosso e ballavo con tutti i miei amici gay, perché ho un sacco di amici gay di cui mi vado, perché hanno una sensibilità pazzesca. Sono d'accordo. E poi sono pure maschi, quindi insomma hanno tutto. Brava, bene, perché per me l'amicizia tra uomo e donna, esatto, quando ci sono persone intelligenti funziona bene. Fai la papà, però. E quindi niente, si è avvicinato questo ragazzo che mi ha guardato e mi ha detto: senti, ma noi vorremmo farti dei provini per il Grande Fratello. Tu però all'epoca cosa facevi? Studiavi? Io studiavo all'università, grazie al cielo, ho pure concluso gli studi, mi sono pure laureata post Grande Fratello, altrimenti mio padre mi aveva tolto le chiavi di casa, quindi tutto bene. E niente, sono andata a fare questo provino e da lì poi mi hanno chiamato e mi hanno detto dopo 15 giorni. Quindi ti superato, è piaciuta l'idea, comunque ti sei buttata. Ne ho fatti 6 prima di entrare nella stessa cosa. Sì, mi sono buttata, mio padre mi voleva invece buttata alla finestra. Perché non vediamo era un troppo. Po' quando era esci, proprio Mary, anti Grande Fratello assoluto, ma ha tolto la parola per mesi. Veramente? Sì. Beh, perché poi tu vieni da figlia di professore. Ma vero? Che sei matto? Gli ho rovinato la vita per i figli miei. Mori. Mamma, e magari lo ha cominciato ad apprezzare quando tu, non, all'edizione successiva. No, no, l'ha iniziato ad apprezzare perché poi quando andavano a fargli le interviste. Certo. Vi dico che mi ha tolto la parola il giorno in cui sono entrata nella casa del Grande Fratello, scendo dalla macchina, maxi schermo e mio padre che mi fa: principessa! Io ho guardato e mi ho detto: ma hai tolto la parola per mesi? Perché stavo qua con tutta questa gioia. No. Ale, faccelo un po' vedere. Sono sempre dalla mia parte alla fine, li faccio venare. Vediamo un po'. Fratello, vedi? Senti, che vorrei sapere cosa ti ha lasciato questa esperienza intanto? A parte forse un po' un trampolino di lancio è stato? No, devo essere sincera. No. Proprio no. Anzi, una ammazzata. No. Sì. Giudicata dal padre. No, il trampolino no, di lancio. Però sai, aspetta, tu hai una visibilità incredibile. Una, no, sì. Forse oggi potrebbe essere, non lo so, però nel mio caso non l'è stato, perché io sono uscita dal Grande Fratello, ho fatto tutte le varie Buona Domenica con Costanzo, sì, Platinette, Cronache Animali. No, no, magari. No, successiva, quello era il 2, quello papà, molto dopo. Ma hai detto che hai studiato. Poi, dopo, ha detto lei che ho studiato, io non ho mai studiato in vita mia. E questa roba qui è durata un paio di anni, dopodiché noi, quelli che fanno i reality, sono un po', insomma, arrivano gli altri, dopo un po', certo, scadono, certo, no? È come il latte. Non stai un po', esatto, giusto. Sì, io, ecco, voglio dire, quelli che facevano, hanno fatto il Grande Fratello con me, non hanno fatto un'edizione di Buona Domenica intera, io sono stata tra i 4 prescelti a farla. Senti, con te chi c'era che possiamo ricordare? Jonathan, ok, sì. Jonathan, ah, sì, anche, sì, tra l'altra, sì, cosa, anche lui lavora a Rai 2, sì. E poi c'era, vabbè, amiche, Veronica Rega, Annalisa Caputo, poi c'era... Sei rimasta legata a qualcuno? A Veronica, ad Annalisa e a Jonathan. Ecco, quindi insomma, vabbè, si è creata un'amicizia. Sì, comunque, assolutamente, sì, sì. Ta, poi andiamo avanti, vediamo un po' di foto di Mary, dai Alessandro. Dai, su, un po' andiamo di ciccia e brufoli, vediamoli. No, perché... Che c'è? Vediamo cosa c'è. Cosa si c'è? Rifiuta pure il computer. Ah, va bene, no! Questa! No, che vabbè. Cos'è? C'è, cioè, no, John, vabbè, Lennon e Yoko Ono. Ma perché? Cioè, ma è da chiederlo, è evidente, ragazzi, guarda. Io dopo l'ho capito, però. Ma è evidente. Allora, questa era una festa in maschera organizzata da mia zia. E il tema era le coppie celebri. Le coppie, sì. E noi, niente, stavamo un bellissimi, po'... Bellissimi, devo dire bellissimi. In difficoltà. Alla fine Salvatore ha avuto quest'idea. Salvatore, intanto, Mario è il tuo compagno. Salvatore è il mio compagno, anni, che è molto più bello che in questa foto, me lo posso assicurare, perché poverino, in questo momento, non lo so, mio dirà. Senti, Ale, scusami, penso che abbiamo anche un piccolo contributo, forse, di Salvatore. Guarda che faccia che ha fatto. Hai fatto una faccia strana, Mary, eh? Che vuol dire? Che vuol dire così, pure, eh? No, vediamo, non lo so. Mamma, quella è Carlotta, quella è casa mia! Mia no, Mary! Oh, non gli sfugge niente a questa, eh? Vediamo un po' che dice Salvatore. Ok. Ciao, mamma. Guarda lì. Ciao, mamma. Ciao, amor mio. Allora, noi siamo qui nella nostra casa, la casa di tutti e tre. E ho deciso di non fare, di fare una vera e propria diretta, di non fare prove, quindi quello che viene sarà.
non ho ritenuto opportuno essere sincero fino in fondo. E tu sei molto più brava di noi a stare davanti alle telecamere, anche se lei un po' di televisione l'ha fatta. Parlare di te, senza diventare un innamorato imbarazzato è molto difficile. Però ti posso garantire che tutto quello che gli aggettivi che userò sono veri. Ritengo che tu sia una persona leale, una persona di grande umanità, di grande generosità, e questo te lo trasmetti sia sul lavoro che nella nostra vita. E questa è una cosa che oramai stiamo insieme da tantissimo tempo. Non mi ricordo neanche più veramente da quanto tempo stiamo insieme, 9 anni, 1 mese, 10 giorni e qualche ora. In tutto questo tempo non c'è stata una sola ora in cui io non abbia visto quei valori e questo è raro, estremamente raro. Tant'è vero che quando io ho voglia di dedicarti qualche frase bella, uso spesso la parola preziosa. Tu sei preziosa come compagna, sei preziosa come amica, sei preziosa come professionista. Ringrazio Alessia dello spazio che ti sta dando e che ci sta dando. E, per cui io ti auguro ogni bene, chiaramente lo auguro anche a noi, come coppia, come famiglia, e ti do un bacio e ci vediamo più tardi. Ciao, grazie Alessia. Ciao. Grazie a te, Salvatore. Vabbè, la sintesi non è proprio il dono della nostra coppia. Grazie, Però che grazie. bello, Mi sono messa a io. piangere, Però, guarda, mannaggia. Mary, la cosa che mi meraviglia è questa, diceva Salvatore, che non è facile per un uomo fare una dichiarazione d'amore in Brava. così, in video, d'amblè, E senza poi, nessuna perdonatemi, ha prova. usato una frase meravigliosa che io mi sono E qual è, scritto. Paolo? Quello che viene sarà. È un concetto bellissimo per Scrivi, me. che Ho poi. Noi scritto, è diciamo scritto. sempre nella nostra coppia la frase magica è: il meglio deve ancora arrivare. Assolutamente d'accordo con te, perché poi Quindi. ogni giorno va vissuto, va respirato. Mio padre mi Comunque, diceva: posso dire una sei un cosa? bastardo, Certo. No, sei Salvatore. un No. bastardo, perché lo sai che ho fatto oggi? Oggi mi ha detto. Ma tu ma mi senti? Oggi mi ha detto: ma Alessia, ma che ti ha chiesto? Ha bisogno di qualcosa? No, ho mandato giusto qualche foto. Ma contributi, cose, ho fatto, amore, non lo so. Stata E lui mi fa: brava a ma a me depistare non mi ha però. chiesto Da mo' niente. che me l'ha mandato. Bugiardo. Vabbè, intanto che Mary un po', sì, insomma, perché è sempre emozionante, No, no? Voglio dire, per una me. dichiarazione No, per me poi quando d'amore è bella. parla, cioè, parla Salvatore, poi dico così, poi non so se ci sono altri, piango su tutti, però quando Oh, non lo sappiamo. Salvatore, tutti avranno visto che insomma c'abbiamo una differenza d'età, io sono più grande di lui, evidente, no? Tipo di... E questa cosa magari a tanti ha fatto credere, ma come mai? Perché dai, diciamocelo, cioè, a Frosinone le chiacchiere, le cose, Certo. non, io non ci ho peli sulla lingua, qualcuno avrà detto sarà Beh. ricco, oppure perché una che lavora in televisione, più giovane, no, è amore pure incondizionato, Ma magari non qualcuno ha c'è una detto lira ma lo amo Enrica uguale. Mary. E sopra, non sono ricca, ma qui fermati, lasciamo bene qui. Saluto mamma su questa frase. Ecco, bene, Però, signora, anche noi la esatto, salutiamo. però Salvatore è davvero la mia forza. Tutto quello che io sono e che lui insomma, mi dice delle frasi bellissime. Io lo Ecco. sono grazie a lui perché mi sta dando modo di fare il mio Quindi non percorso, sempre è dandomi anche un sacco di importantissimo. coraggio. Ecco, no, non sempre E vicino a un allora grande uomo c'è una grande donna, ma vicino a una grande donna c'è c'è anche un un grande uomo, certo. E allora ho grande uomo. sbagliato, non è ricca Mary, sono ricchi tutti e Siamo due, ma ricchi, non siamo parlo di ricchi. Ma che economia. Che bellino, guarda, tutti quanti fanno i complimenti a Salvatore. Anche Ecco. Annalisa, volevo salutarla, ma Adesso intanto che che belli. saluta, noi mandiamo. A parte, scusami Ale, volevo leggere Paolo questa cosa di Tommaso Paradiso. Tu devi sapere una cosa, Mary, lo sai che è Tommaso Paradiso ovviamente, no? Sì, Tommaso, ho Tommaso. chiesto una Cosa? canzone io. No, però devi sapere che Tommaso, noi l'abbiamo tante volte invitato qui in trasmissione, non No, ci è mai non è vero, venuto, non è vero, non è vero. non È ci è tanto lui che si è simpatico a noi. proposto, ma Alessia lo ha sempre No, non c'è tanto simpatico, rigettato. perché intanto è tirone lui, un po' tirone c'è, fa delle canzoni molto carine, però adesso, oggi ho letto questa cosa di Tommaso, tra l'altro non mi ricordavo che tu avevi messo anche la... Sì, ho messo una Scusa canzone. Ale, ci fai vedere un secondo questa cosa di Tommaso?
Leggi la Ma veramente senti, abbiamo tu, ma, senti. Ma leggo, ma qua c'ho un ma che leggi? Leggi, va. Ascoltare i vocali velocizzati è come guardare un film mentre stai scrollando, è come non voler affrontare il problema, è come non godersi il viaggio. Mamma, che ansia, è come non dare il giusto peso alle cose. E no, leggi sopra che hanno scritto. Tommà, mi sa che il sole riccione scotta parecchio. Il sole di riccione scotta parecchio. Vorrei sapere, Tommaso, che significa scrollare? Che significa scrollare? Scrollare penso che sia quando scrolli, che ne so, quando scorri, è. Che ma, ne so. Ma secondo me Tommaso ha avuto una botta di sole. Dice il colpo di sentiamo la canzone che Mary ha scelto, che è molto carina. Vedi, anche Tommaso ha fatto cose Mary, buone. Che canzone è questa? Allora, comunque andrà, sarà un successo, che è la frase che io dedico a voi, dedico a me, dedico a tutti. E grazie. Noi ce l'ascoltiamo, che anche a me piace. Ciao Alberto! Ciao Tommaso. Ciao Annelisa, ciao Antonio, ciao tutti, ciao, ciao Luca. Ciao, 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 ciao. Dobbiamo mettere un bel cartello con scritto ciao a tutti. Dai, Mary, un'altra pizzetta, su. Papi, vino, Paolo, vino. Tommaso Paradiso, comunque andrà, sarà... No, però non lo so se quello è il titolo, quello è il ritornello. Comunque andrà, sarà un successo. Ma l'abbiamo messa, no? È sì, quello, quello è il titolo proprio? Sì. Se non lo fosse, lo diventerei. Tommaso fa delle belle canzoni. Meravigliose. Molto paragule. Io questa l'ho ascoltata il primo giorno che andavo in macchina al lavoro quest'anno, in questa stagione. Ma perché il mio bicchiere perde? C'avevo un po' paura, ma pure il mio mi sa, lo io sai? Io ho problemi di perdite. No, in realtà pure il mio. Evidentemente... Ma guarda, a me perde una cifra. E sti cinesi non è che sto proprio precisi, precisi, ma è... Ma no, qua si tratta di essere precisi. Qua si tratta che... Cioè, questi... Ricordami, è bellissimo anche il video con Francesco Montanari e Andrea De Logu. Sì, bellissimo. A noi che andiamo e solo e sogni e basta. E insomma, quindi dei due, chi è che lavora qua? Nessuno di tutti e due. E no, cerchiamo proprio. Qua c'è un lavoro dietro. E ragazzi, cerchiamo di farlo il meno possibile. Quando ci dicono devi lavorare il meno possibile. Cioè, lei c'ha la scaletta in no, mente. Allora, posso essere sincero? Condividete, voglio Mary, te lo dico io. Lui arriva qua e basta. Non è vero, Mary, non è vero, perché io mi sono fermata. Tranquillo, ho preso tutto. Mi sembra Paolino con me ai miei tempi, credimi. Paolino, ma mi schiavizza. Si chiama Paolo. Ma mi schiavizza. A due pizzette. Ma sì, ma perché questo è quello che... Questa è solo la punta dell'iceberg. Io me la mangio, No, di la verità, Paolo. Di la verità. Allora, la verità è questa. Alessia è... rappresenta le fondamenta del programma. Non esagerare, dai. Vedi? C'era anche l'altro. Vabbè, Paolo, a me mi ha chiamato Alessia. Ecco, t'ha invitato Alessia, t'ha accolta Alessia. Il materiale l'ha raccolta, ha fatto tutta Alessia. Io sono di conto, io... Ma tu però condividi. Io sono ufficialmente, e io ne sono fiero, io so Chiglie che fa la radio con Alessia no, del bravo. 7. Mi ferma la gente per fare, mi dice, ma tu sei Chiglie che fa la radio con Alessia? Sì, so io. Non ci vede, in realtà lui è molto... Non è vero, allora, la base del programma è stata costruita insieme, c'era pure un'altra persona che ora non c'è più. No, e... non mica perché è morta, va. Ma no, è vivo, no, non c'è più, nel senso che ha preso altre strade, no, ma non mi permetterei mai. No, voglio capire una cosa, però condivide, cioè, mo tu, per esempio, sai quello che succederà? Beh, non sempre, non è detto, a grandi linee sì, no, nell'immediato, no, che ne so. Ah, ma quindi... così come lei non sa quello che posso aver preparato esatto. Io. Ah, figo. Noi volutamente ci siamo dati alcuni punti figo. Cardini. Bello. Diciamo che lui ha un lavoro vero, perché lavora per una nota azienda ciociara. Lavoro per una nota azienda ciociara. Siamo fuori onda, sì, si può dire, però non si può dire. No, vabbè, no. Sì. Vabbè. Non voglio fare pubblicità. Quindi lui alle 6 finisce di lavorare, Mary, quindi io organizzo. No, un ma po al di là per... di quello, ci siamo dati solo dei punti cardini del programma, ossia mantenere l'origine, ossia mantenere l'intrattenimento puro. Cioè noi non c'è bisogno nel mondo che ci sia l'S del 7 a fare cultura, a promuovere quello e quell'altro. Sì. Dobbiamo fare intrattenimento. Ciao, voi siete voi stessi puri. Partendo da qui, semplici. Se ti avessimo invitato a casa a prendere aperitivo, non è che facevo la scaletta. Sì, no, questo esce, questo è vero. E questo è, però è però un lavoro di base, cioè io già pianto. Sì. Perdona, e questo è merito di Alessia del 7. Diciamo, questo è merito di Alessia del 7, anche quando faccio bella figura io. C'ho una certa noita esperienza, quindi è normale che un pochino... Ma tu quanti anni hai? Io quanti ce n'ho? 18. Quanti me ne dai? No, te prego, non mi fa la risposta di tutti che mi melanza. Mary, ce n'ha pochissimi. Ce n'ho più di Alessia del 7. 80 ce n'ha pochissimi. Tipo? Ce n'ho più di Alessia del 7. Oh, sono coetaneo tuo. Niente, siamo... Ce n'ha 33, Mary. 33 anni? Sì, l'anni di Cristo proprio. No, no, no.
Mo ne fai 34. Ma li devi ancora fare 34? Con e senza pizzetta, Nino. Tra un paio di mesi. Ah, ma ecco. Dai, ce ne sono quasi 34, vabbè. Siamo rientrati. Pizzico. Oh, insomma, ne parlavamo con Mary, questa canzone ti piace? Sì, moltissimo. Questa canzone, dicevo prima, l'ho ascoltata in macchina per la prima volta andando nello studio 1 di Rai 2 in via Teolada, i fatti vostri per questa stagione, e era la prima puntata e mi stavo a cagare sotto, tanto ci può dire tutto. Ci può dire tutto. E ho detto, fai conto, vado male, da domani non vado più in onda, capito? Perché ti farebbero subito fuori là? E che ne so io, raga, ma può succedere, invece, se una cosa non funziona magari. Invece devo dire, Ale, ci mandi anche il ma perché non funziona quello... che ci sono almeno X puntate garantite? Quello dove poi... sì, certo, sì, però, però insomma, dice mai, certo. Ma pure... ti riducono un pochetto, che ne so, boh, invece oh, c'avevo sei... paura. E vabbè, Mary... ma è normale. Guarda, sei bravissima, spigliata, anzi, come sei anche un po' troppo sprecata. Sai cioè, che cosa dovresti... paga, secondo me? Bra, che sono sei sprecata, sincera. Sei bravi, sei sono sincera, sincera, sono sprecata. Ditelo, ditelo cioè, a Samantha, io, se vuoi lo metto per iscritto. No, tanto è finito tutto, balletti, ecco. Tutto quanto. No, però vedi, Samantha e balletti, anche Mary... cucina, tutto. Vai. Insomma, qualcosa di più sostanzioso, no, no Mary? Vabbè. Eh. No, vabbè, non mi fa di... Siamo... No, non lo dico io, non dici niente. E no, direi no. Anche sincera, aggiungerei sanguigna. Sì, ma tu guarda, perché ti scrivi le cose? Guarda, non lo so. Perché questa Ale... è la demenza senile, se non mi scrivo le cose poi dimentico. No, a me piace questa cosa che a me pure appunti. Piace, sì, sì, mi sì piace. Ma lo fa anche nella vita di tutti i giorni, o solo sì, sì, in determinati... sì, certo, se sto al semaforo non mi appunto in genere niente, no, certo. Però che ne so, a casa c'ho sempre il foglio di carta vicino, molto bella, il post-it. Sei un po' mio fratello pure fa così. Però hai fatto teatro, Mary, lui è molto, sì. Molto bravo. E io il copione me lo scrivevo con i post-it in giro per la scena, le battute. Ale, mandaci qualche, sennò Paolo è prolisso, lo sai, parla altri 500 ore. Che significa prolisso? Allora, intanto questo è quello che ci dicevi, Mary, oh, no? Mamma. Questo è... vabbè, ma questa c'è una storia. Quella c'è una storia. Quale? Quella di sinistra o quella di destra? Quella di sinistra. No, bra, scusa, meno male. Lui... Vabbè, ma come posso sbagliarmi? Mary, lui è... sei in contatto con lui? Allora, con sì, lei? Mauro, tra le altre cose, l'ho visto... più o meno in questo periodo, un anno fa, che sono stata ospite Italia Sì da Marco Liorni e abbiamo fatto questo, insomma, questo incontro da dimagriti, perché anche lui ha perso tantissimo peso. E proprio in quell'occasione hanno fatto vedere queste immagini, quindi quella che vediamo in questo momento, che risale al 2005. Bravissima, buona domenica. 16 anni fa. Sì, raga, ma voi non potete capire il giorno in cui mi hanno detto, da domenica prossima Maurizio Costanzo ha deciso che ti vesti come Platinette e canti con lui. E che hai fatto? Cioè, io non sapevo se di che bello, faccio qualcosa e non sto solo nel pubblico a fa così. Ma come è vero, gli altri. Non si può dire di no a Maurizio no, Costanzo. No, più che altro al contratto, diciamo. Ecco. Non puoi proprio dire di no. Un po' come Vincent. E senti, poi... Mary, però una cosa fra noi, tanto non ci sente nessuno, ma c'è uno simpatico tanto, uno proprio per niente, zero, là in mezzo? Che magari ci puoi dire. Che magari ci puoi, no, non dire proprio il nome perché capisco. No, ma magari pure solo il cognome, non per forza. Devo pensare, no, da antipatici ce ne stanno tantissimi, ma devo pensare a quello che se dico continuo a lavorare uguale, capito? Non è facile. Vabbè, dai, te l'abboniamo. Quello invece è proprio quello del mondo dello spettacolo. Uno bravo, uno simpatico, bravo, uno disponibile. Allora, per me una persona assolutamente doc, stupenda, sì? E professionale, umile, vera, così come la vediamo, è Marco Liorni, che sì. Poi io ho conosciuto al Grande Fratello, perché era lui che mi ha aperto la porta rossa per farmi entrare. Ah. Ma, lui è veramente un grande professionista. Si vede, però lo sai che traspare. Ma è proprio così, è proprio una bella persona. Cioè, bello, bello, bello. Si vede, perché poi quando tu vedi questi programmi di cronaca, che insomma non è che raccontano cose leggere, lui ha sempre una certa umanità, sempre una no, certa... Ragazzi, cioè, noi parliamo, ma non ti faccio nomi. Ci sono conduttori in Rai che... Tu pensa che per trovare parcheggio fuori la Rai ci vogliono le ore la mattina. Immagino. Okay? Sono conduttori che non so come riescono, perché nessuno può entrare, cioè fanno entrare il premier quando va da Vespa, certo. Alzano l'asticella e si entrano. Alcuni hanno la possibilità di entrare e parcheggiare, no? Sì. Marco non solo non ha mai chiesto una cosa del genere, ma quando faceva la vita in diretta, lui questa cosa neanche lo sa, ma io la so, io l'ho incontrato in metro e lui era in metro e stava andando semplicemente alla cucina, lo facciamo tutti, ma è giusto che sia così. Diciamo sempre, non se la tirano i grandi, se la tirano i tronisti. Bravissima, capito? Brava. Quelli che tu incontri. Brava. E dici, scusa, tu che hai fatto Maria De Filippi, hai i soldi, ma chi sei? Cioè anche Alessia del 7, se la incontri per strada è tranquilla, non ti saluta, ti paga il caffè. No, no, è tranquillissima. Comunque, vabbè. È veramente tranquillo. Senti, Ale, facci vedere un altro po' di foto di Mary, dai, così.
È un video questo. Ah, questo è un video. Ah, sì. Proprio, cioè, sfondiamo Mary fino alla fine. Ma no, dai, mandiamole. No, ma no, lo voglio mandare perché voglio che tutti sanno che io ho fatto anche questo nella vita. Vai. Soprattutto papà, ricordi quanto eri vero di me. Sveglierà. Il dolore per tenere con la parrucca le forcine che proprio ti entrano nel cervelletto. Non ci credo. No, una cosa terribile. Però Mary, tu sicuramente in questi anni hai anche imparato tanto, no? Mi scrivono quello meno simpatico è Lemme, brava. Lemme. Mamma mia. Brava, è vero. Però è vero, È vero? È vero, è vero. Non è antipatico solo in video, è proprio antipatico. È proprio una persona... Salvatore gli stava a menà una volta che mi accompagnava. Beh, ma non soltanto Salvatore. Penso che veramente gli venerebbero in tanti a lui, Sì, Lemme è veramente una persona... Vediamoci un po' di foto. Invece oh, penso... Aspetta, voglio fare una cosa. Ti voglio fare Mary quando stava... Bella, qui, questa... Quando stava qui Extra TV. Siamo di parte, però. Siamo avevi ragioni, però... Io sono felice. Siamo anche noi. Faccio quello che mi pare. È del mio programma, ovviamente. È certo. Come nella vita, faccio quello che mi pare. Beh, vedi. Vediamo un po'. Sarà una missione difficile, pericolosa, ma soprattutto impossibile. Che cos'è la bella vita? La bella vita è quella che fai tu, perché sei una bella ragazza. La mia amata, amatissima Mary. Come siano magre, che siano grasse, la donna è donna. Adesso, Mary, è così, Mary! ...2010 forse. Allora, intanto Mary, tu hai fatto questo percorso anche, devo dire, dolorosino un po', Cioè, fisicamente. Allora, io ho fatto due cose importanti. Ecco. Un mazzo così per dimagrire... con il dottor Nisini, che è alla Salus di Frosinone, quindi io lo dico perché mi certo, fa piacere. Ma è giusto. Perché mi ha cambiato la vita, che ha capito, ha toccato bene le mie corde, ha capito cosa doveva, perché li ho provati tutti, cioè tutti. Tu, mia madre, poverina, no, ovunque, soldi buttati, io tanto mangiavo di nascosto, lui è stato molto bravo. E poi Lorenzetti, il professor Lorenzetti, una volta che abbiamo visto da Barbara D'Urso, giusto? Esatto, mi ha proposto di farmi una addominoplastica, perché dimagrire, io pesavo 127 kg, una volta dimagrita avevo un po'... come dire, la pelle che... Senti, l'addominoplastica è una cosa però dolorosa, Mary, cioè, guarda, sì, lo so, tu devi essere bella cazzuta per fare... Allora, io sono una che ha paura di farsi le analisi, c'è cioè chi può testimoniare, cioè proprio il laccio mostatico appena lo mettono io urlo e piango, E io come sono... hai fatto a farti l'addominoplastica? È un'altra qualità, se io... Il rigore, la gazzimma, no, raga, non lo so, era una cosa che volevo fare. E poi, proprio essere sincera, il mio pensiero era: questa operazione finirà in diretta su Canale 5, perché l'ho fatta in diretta, certo. Cioè mi sono svegliata con le telecamere, ancora nella sala operatoria, ma che mi davano gli schiaffetti, e io ho pensato: ma mi possono accidere e poi vado su Canale 5? Questo pure dire, è vero. Se rovina la carriera, sì. Ottomo, no? E quindi questa cosa mi ha dato un po' di coraggio e ho detto: lo faccio, e devo dire che lo rifarei mille volte. Sei mentita di qualcosa? Di che? Di aver fatto comunque cose che magari sono pentita. State... No, niente. No, assolutamente. Senti, io, ma proprio nella mia vita io non mi posso pentire mai di nulla. Neanche di ex fidanzati che sono state perdite di tempo. Ma certo, mi hanno comunque lasciato qualcosa. Se lo slogan è faccio quello che mi pare, è difficile. Ma da me non mi sentirete pentire. Mai dire: ho rosicato, mi sono pentita. Che io Brava. Poi faccio veramente tutto quello che voglio. Fai benissimo. Senti, Barbara D'Urso com'è, Mary? Barbara D'Urso, devo dire che nella casa del Grande Fratello... Tu che la conosci bene. Lei era la mia conduttrice della casa della mia edizione Grande Fratello, e in realtà l'ho amata molto di più dopo, nel senso che lì era un po'... un po' tipo che sono invece uscito... Suo... Io pure amerò Alessia del 7, non appena finiamo. Guarda, vi racconto questo episodio, io esco dalla casa, sai quando esci, arrivi studio, certo. Eccola qui, Mary, io scendo le scale, mamma che mi abbraccia, e me lo ricordo ancora all'orecchio, mi fa: era ora, figlia mia. Io scendo le scale, mi siedo vicino a Barbara D'Urso. Barbara, Mary, amore, che bello averti qui. Adesso tra poco ti faccio vedere il best of, intanto pubblicità, torniamo tra poco. A tra poco, fa così, stacco... Io, Barbara, che emozione, lei
via. Non mi ha proprio filato, ragazzi. Sì, sono rimasta però, malissimo. Ci credo pure perché. In realtà, insomma, quando mi sono dimagrita, non lo so, sarà come. Non so che gli è venuto, mi ha fatto richiamare. Sono andata lì, ero anche un po' titubante. Eccola ha, qua, Barbara Nazionale. E mi ha voluto spesso da lei, ultimamente anche. Purtroppo io non posso più andare perché, insomma. E meno male, Mary, guarda. È certo, cioè, perché voi stai dalla concorrenza. No, diciamo sì, è meglio per il momento. Per un... Vabbè, ma è anche giusto che un professionista come te. Sì, però a lei devo tantissimo. Percorra diverse strade. Ma devo... chi sta squillando il telefono? Sì, sì, no, scusate, era il mio, l'ho attaccato. Cioè, ma chi ti chiama che sa che stai in diretta? Io me lo voglio sapere. Secondo me allora lo fanno apposta. Mia figlia. Ah, che bella cosa. No, sarà in giro, sta in giro con le amiche sue. Ciao, amore. Vabbè, vedi che brava, però è una figlia che ti avverte. Ah, c'è Giada che ricorda che io sono cagasotto anche del vaccino. Col vaccino. Ma che vaccino hai fatto tu, Mary? Pfizer, la prima dose, mi ha accompagnato Giada. Vabbè, una storia lunghissima. L'ho visto su Instagram. In pigiama mi ha accompagnato perché l'ho fatto. Di notte. Pigiama. Di notte. Lei in pigiama. No, vabbè, una storia, ragazzi. Ma chissà che pigiama che c'ha già da qui. Non so neanche se posso finire fuori. Comunque, vi assicuro, ho fatto la prima dose cagandomi sotto. Io a lei gli dicevo, dammi una mano e fammi una foto. Quindi io stavo così, dammi una mano, fammi una foto. Lei, ma e come faccio a darti la mano? Amore, dammi la mano. Giada che mi teneva la mano, faceva contemporaneamente la foto. Infatti è uscita una foto mezza così. Però adesso replicheremo questa domenica. Perché devi fare il perché mo c'è il richiamo. Ah. Mi sto cagando addosso. Ci mandi la foto, Mary? Ma l'ha fatto. Se Giada mi tiene la mano e mi fa la foto. Ecco, sì. Giada, questo è un messaggio subliminare. Ale, mandaci altro. Oh, no, c'è Giada! Sì, no. C'è Giada! Vabbè, ma tu la chiami, lei arriva! Ma lei è così! Eccomi qua, senza filtri, distrutta dopo una giornata. Ciao Alessia, grazie per l'opportunità di avermi permesso di fare questa piccola dichiarazione alla mia amica Mary. Beh, che dire, io sono orgogliosa di te. Sono orgogliosa della donna straordinaria che sei diventata, della professionista che sei e sono orgogliosa di esserti amica, anche più di un'amica, perché ti considero una sorella con la quale condivido gioie e dolori e soprattutto una donna che stimo in modo incredibile perché mi sa dare serenità, condivide con me veramente tutto ed è... Questa fase della mia vita, la tua presenza è veramente importante. Sono felice che tu sia super presente nella vita anche dei miei figli, lo fai con grande impegno e poi sono felice perché accanto a te c'è un uomo straordinario che ti ama e ti rispetta e questo secondo me è un valore importante oggi come oggi. Per tutto il resto c'è il nostro mare. Io ti aspetto, tanto ci vediamo domani. E grazie Alessia, vi auguro una buona estate e magari la prossima la facciamo a tre in studio da Alessia. Un abbraccio grande con il cuore. Ciao Giada. Ma te te nomino, ma non perché? Bene Alessia, ma che ci fa? Ma è giusto allora, che sia così. Posso dire che lei è la sorella destinata. Sì. Io dico sempre grazie. Tu hai due maschi, vero? Beh, mi hai fatto piangere, sei cattiva. Non è finita già. Io sono Mary. Io ho due fratelli maschi, però lei era destinata perché mio papà e suo papà hanno lavorato per tutta la vita insieme. Anche già, cioè, mio padre è comandante dei vigili urbani e suo papà, grande Vincenzo Belfiore, che porto nel cuore, il vice comandante. E quindi lei mi conosce da bambina e io la conosco, la guardavo e dicevo: quanto è bella, già, da grande voglio diventare come Giada. Intanto magnavo e quindi tutto succedeva, tranne che diventare come Giada, e adesso siamo inseparabili. Quindi sono. Grazie amore, mi hai fatto un regalo bellissimo. Beh, sono belle le dichiarazioni perché essere amati, essere insomma apprezzati, non ha prezzo. Giada chiede scusa se hai dimenticato. Ma non hai dimenticato, Paolo. Ma ci mancherebbe, no, Giada. Giada, ma non ti preoccupare. Guarda, io sarei perdita. Felicissimo non che tu facessi una puntata insieme a me, insieme ad Alessia del 7, io sarei il vostro primo spettatore. No. È vero. No, scherziamo, perché ovviamente... Ma ecco, non devi chiedere di prima, scusa. Noi i contatti, poi ma le certo, ma voglio così. Dire, ma ci mancherebbe. Ma arriva Magna Beve se ne va, capito, Mary, non è no, io sto qua solo perché a i me bar Paolo erano mi piace chiusi tantissimo. Durante la quarantena. Ti mi piace che... tantissimo la tua spontaneità. Bravo. Grazie, mi piace Mary. Guarda, sono felicissimo. Il tuo modo di cazzeggiare mi... in maniera intelligente. Sono felicissimo. E mi piace tantissimo anche il personaggio che tu hai, che poi sei tu. Ma la prossima quindi volta inviti io... tu a me. Cioè, sì, non veramente. Lo so, ci organizziamo. Io grazie, veramente apprezzo no, io devo di dire... cuore. No, lo dico sempre adesso, scherzando, che non potevo avere compagno di viaggio migliore. Ma capito, ma non è che dobbiamo attirare l'attenzione su di me. No, no,
Ma insomma, Paolo, vedi, vedi, mi ha detto quando sei entrato, no, io sono venuta per farmi prendere. Tu per sei uno che ha rimpianti, uno che... Io no, assolutamente, no, no. Sei pure fidanzato, Mary, quindi sono contentissima. Una donna fantastica, una santa donna. Ma si poteva dire. Ma, io sì, sì, stesso, ma lei, lei può dire tutto, Alessia del 7, lo diceva anche quando non era vero, figuriamoci. Quindi penso adesso che è vero. Ale, scusa, che cosa mi dicevi? Non ho capito. Ah, mandiamo il brano, dai, vediamo un po', lo presenta Mary, che tanto che tanto è bravissima tutte. A farlo. Che non so che cos'è, però. Ecco, se ci fai vedere. Mandaci una lista e noi indoviniamo. Ah, sì, sì. Dai, Mary, dillo tu che cos'è. Cioè, penso di sì, dalla foto mi sembra Lorenzo, vero? Benissimo, allora questa l'hai sempre scelta tu. Sì. Fagliela lì però. Io sono una grande fan di Lorenzo e quindi ragazzi, solo per voi, se volete la musica, che deve essere questa come musica di Lorenzo Giovanotti. Wow. Bella che è. È bellissima questa una canzone. Una canzone d'amore. Allora, intanto c'è una dichiarazione che ti dice un bacio alla mia scimunita preferita Brando. Scimunito! Ciao Patrizia, grazie. Ha anche perso grazie un dentino scemunito, quindi ha perso un dentino, so che ha chiesto alla Fatina 1000 euro perché aveva perso una cosetta, insomma. Vabbè, può essere che ci teneva il dente. Sì, no, io voglio dire, si era affezionato al dente. Ciao Rosalba. Anche ciao Rosalba. Rosalba. Ciao Rosalba. Rosalba, la donna delle crostatine più buone sì, della guarda, terra. Non sono crostate, Mary. Questa cosa veramente... non va bene, però. Ma delle... Ciao, Patrizia. Tra l'altro, un povero me la fai, Rosalba. Ecco. Che altro fa le no, crostatine? No, fa delle tote. Le... È bravissima a cucinare. Eh sì, sì, questo è evidente. Brava, sì. Io sto dietro. Ciambelloni, cose. Musica. Paolo, il vino a Mary, per favore. Ma ci mancherebbe altro. Comunque, sapete come sono sensibile? Mi dà quasi fastidio. Cioè, no, ogni minchiata no. Mi nasconde l'anima. No, beh, è normale. No, sono state emozioni forti. Però, non sono finite, dire, Mary. Ancora? No. No, vabbè, allora. Non ce la faccio. No, voglio dire, dal girasole ho iniziato a piangere. Hai detto, beh, le lacrime sono suscitate da... emozioni sì, forti. Sì, no, emozioni forti che però ma le persone normali le controllano. Ma perché, che no, dici? Non è vero, le persone normali ce l'hanno le emozioni forti. Io sarei un fiume in piena. Le persone normali non ce le hanno tutte queste emozioni forti. No, cioè, chi, a chi non ci accorre non gli può venire in faccia. Chi non ce l'ha, come dice il proverbio. L'emozione la trattiene, chi non, cioè, no, chi non ce l'ha, però... un'emozione forte certo, chi non la vive appieno, a chi sì, non ne no, esplode vabbè. Dentro allora io sono molto sensibile di mio non che piango per ogni cavolata no, no, a me mi commuovono delle, per esempio a me gli anziani mi commuovono certo. Da morire anche la coppietta d'anziani vero. Che cammina e si dà la mano cioè io posso stare un'ora e mezza a piangere sulla panchina questa cosa è vero, è vero però voglio dire sono poi ma questo probabilmente poi non sono, sono abituata a me nessuno fa mai sorprese mai tranne una per due persone che me ne hanno fatte però non, difficile tipo Salvatore non me perché le sgami o perché le sgami gli unici che non riescono a non farsi sgamare sono due miei amici ma normalmente io sono quella che le fa capito? Sì. Ne ho ecco fatte perché. Tantissime non è ecco però facile perché. Fare delle sorprese nel senso che devono essere incassate una serie di cose sì sì arriva un po' da dietro non, no? Però non sono abituata a riceverle per questo poi mi beh dai è bello però ogni tanto tranne no piacere. Devo dire alzare le mani c'è cioè, chi veramente me le ha fatte ed è stato grandioso che è Vittorio ecco. Insieme a Fausto però normalmente non le ricevo. Ciao Pina, ciao, aggiungiamo ciao, i saluti a Sara e a Pina, ciao, la signora Sara. Pina. Ciao Pina. Annalisa che dice che anche lei, anche lei è commossa le dalle vecchiette. Ci sta seguendo. A me l'amore dei vecchietti mi fa sì. impazzire. È bello, è bello, tenero. Sì, perché i vecchietti anche... tornano come i bambini, con la differenza che hanno il vissuto. No, allora, mo vi dico che mi è successo l'altro giorno e se te lo ridico mi viene a piangere, che è assurdo. Allora, c'era una mamma... con una ragazzetta, un'adolescente che facevano shopping in un negozio e la mamma l'aiutava a scegliere. Io mi sono messa a piangere perché mi sono ricordata quando andavo con mia mamma nel negozio. Cioè, vabbè, ma che bella una tragedia perché io in realtà andavo e soffrivo perché le cose non entravano, però vabbè, mi sono Ma è, invece è bello, Mary, cioè. Ciao Antonio. Welcome back. Siamo tornati. Alessia ti è piaciuta come musica? Ma a me piace tantissimo questa canzone. È una delle poche di Giovanotti che riesco ad accompagnare con la chitarra. Perché suoni? Ma suono in modo becero, però suono. In modo cerco becero. Di suonare. Alessia del 7, che è successo?
Sono Velk le coppie anziane che si tengono per mano cuore. Velk che significa, scusate? Sono Velk le coppie anziane. Forse vere, no. Vere. Forse vere, Marianna. Sono... Comunque sì, sicuramente. Vabbè, un T9, sarà un dolci. Sì, brava. Eh sì, è vero. Sarà un dolce. Marianna. Io scrivo delle cagate incredibili con T9, no, piace l'ira no, di Dio. Vabbè, figuracce atroci. Poi io odio quando mandi un messaggio e sbagli e lo vai ad eliminare. Sì, a me chi mi elimina i messaggi è con la rosico. Non me li devi eliminare, voglio sapere. A meno che non le ha scritto proprio una castroneria. Utilizzare il T9 è come fumare una sigaretta quando giochi a briscola, no? E te vai, fuma gli occhi e fai un segnale e succede un macello. Esatto. Guarda. Ale, mettici un altro po' di cosa c'è di, Mary, di più bello delle sorprese? Questa è Rosalba che ci scrive. Sì, perché ma non per forza preziose. Tipo le carezze è delle vero, mie crostatine. Che è stata una crostata, sì, una crostata, una sorpresa. Buone. È vero, lo sa, sono... grazie che ce le mandi comunque, tranquilla, guarda, noi l'aspettiamo, eh. Ecco. È vero, confermo. Un abbraccio, Mary Stelle. Viva l'amore. Viva l'amore. Marianna. Ciao Marianna, viva l'amore sempre, ragazzi. Sempre. Senza l'amore, ma dove andiamo senza l'amore? È il motore della vita. È vero. Bravo. Sì. Ma no, Alessia, ma posso scrivere vai, pure scrivi, questo? È il motore della vita, è... vai. Il motore con una T. Ma chi mi deve capitare? Motore della? Della vita, vita. Paolo, non è ma difficile. L'amore dove sta? In che senso? Dove lo trovi? In l'amore? Ognuno di noi è l'amore. Bene. Posso sì. scrivere pure questo? Però prego. Anche ovunque. Anche ovunque. È vero. L'amore è ovunque. L'amore è ovunque. Sì. Cioè, come si diceva quando c'è l'amore? Cioè, Troisi cioè, rettificavano che è la salute. Però, per esempio in queste mie foto c'è tanta amore. Oh, vediamo un po' le foto. Dai, vediamo un queste po' che... sono le mie... le foto. Allora, tutti voi dovete sapere che io non mi chiamo Mary. Oh, come ti chiami? Io mi chiamo Maria Elena. Ma io sapevo però. Oh, ma che nome meraviglioso. Senti, però, io mi scusa, chiamo Maria Mary... Elena come quelle due signore lì che mi sono vicine mentre sono in bici. Che Maria sono le era mie nonne. Una nonna Maria e Elena l'altra nonna. Esatto. Senti, per me sono state qualcuno fondamentali. Qualcuno ti chiama Maria Elena? Qualcuno mi chiama Maria Elena a casa. Tuo padre e tua madre? Sì, a casa o Salvatore quando si arrabbia, magari Maria Elena. Però normalmente no. Tu quando ti presenti che dici però? Mary. Lui si arrabbia, lui mi presenta come Maria Elena in realtà, no. Io mi chiamo Mary perché quando ho fatto il Grande Fratello non entrava il nome Maria Elena cioè. Sotto la foto. Ah, quindi allora sei diventata Mary. E quindi mi hanno detto, mi hanno chiamato e mi hanno detto guarda il grafico ha detto che va bene, ti devi chiamare in un altro modo. Trovate un altro nome perché così non ti possiamo che prendere. Che cosa carina. E io dissi Mary. Ah, Mary. Vabbè, però, poi però rimasta... sono orgogliosa del mio nome per quella foto lì. Nonna Elena e nonna Maria, che sono unite. Le mamme meravigliose dei miei genitori. Ce n'è un'altra di foto. E ecco, questa è Giadina mia, Giada del mio cuore. Ma ovviamente io faccio delle 100 foto per poi tenerne una. Vai, Ale, manda, che quella ce l'abbiamo una tante 100. Di Mary. Io adoro stare insieme a Giada. Sara e Marco! Loro sono i miei cugini, amici. Marco attualmente è il mio vicino di casa a Roma e Sara, cugisorella amica, loro per me cugisorella amica? Sì, la chiamo così. Loro per me sono stati fondamentali. Pensate che quando ho fatto il Grande Fratello, uscita dalla casa, i primi... ho chiesto di andare a casa loro e ho vissuto a casa loro perché ero terrorizzata. Veramente. Perché la gente per strada ti fermava, Mary! Cioè, insomma, parla di, insomma, tempi il Grande Fratello era... Ecco, mi ricordo certo, tanta musica. Era una roba, anche certo. Perché che edizione e loro mi fatto, proteggevano, tu? Erano la mia famiglia a Roma. La quinta edizione. Quelle prime edizioni furono quelle che diedero, sì, no? Sì. E io il limite mi sentivo, e ancora protetta. Oggi mi sento protetta. Bello, senti, prima roccia. L'abbiamo accennato, poco prima dell'inizio della trasmissione. A me piacerebbe sentire che rapporto hai con la tua città. Ah, io sono pazza della mia con città. Con Frosinone, raga. Che bella questa. Allora, io ho un rapporto con la mia città che ho conquistato con il tempo. Posso dire tutta la verità? Certo. Puoi fare quello che vuoi. Quando ho fatto il Grande Fratello, secondo me non sono stata molto apprezzata. Non so perché. Perché nessuno è profeta in patria, ma... Non lo so, però... È sempre insomma, così. Vi dico la verità. Io tornavo, magari che ero stata la domenica, buona domenica, arrivavo a Frosinone, mandassero le mie e per la strada mi insultavano tranquillamente. C'è, beh, c'è questa chi è una l'ha cosa... fatto. Non sono stata spiacevole. Amata lì. Io sono stata amata da quando ho iniziato a lavorare ad Extra TV, per chi mi ama, poi c'è pure chi mi odia, ma questo succede a tutti, no? Se piace o non piace. Certo. Lavorando ad Extra TV ho iniziato a farmi amare dalla mia città e quindi io sento ad oggi un fortissimo amore da parte della mia città, ma io non ho mai smesso di amarla, neanche quando
mi hanno fatto vedere che il risultato delle votazioni per chi voleva far uscire l'altro tra le città, la città che c'era una grande percentuale era Frosinone, quindi non aveva aiutato me. Quindi questa è una cosa che noi ripercorriamo anche in altri settori. Io dico tutta la verità perché lo sapete, sono così, ma non ho mai odiato la mia città, io l'amo tantissimo e io per la mia città prendo la macchina e torno subito appena posso, perché io qua sono veramente a casa, sono veramente io. Beh, certo. Io adesso che non lavoro, in realtà te la stai godendo un po', mi sto godendo la mia città e sono felice di dire che sabato sarò a Piazza Vittorio Veneto e torno sul palco di Piazza Vittorio Veneto. Perché che cosa c'è sabato? Sabato si inaugura la stagione teatrale, che si farà in Piazza Vittorio Veneto anche quest'anno, perché Piazza Valchera è un po' troppo piccolina, certo, le distanze, eccetera. Sì. Eccola qua, un festival apprezzatissimo. Festival dei Conservatori, che torna anche il Festival dei Conservatori. Quindi città a cui hai già dato il volto, a cui hai già dato la voce. Sono tanti anni che... Da quando è iniziato, Mary, no? Tra l'altro, pensa che io da casa mia, io abito giù alla Villa Comunale, vedo certo, e ti sento. Certo, sicuramente, perché c'è una voce che pure da casa mia. Vabbè, pure io. Pure da casa anche mia. Da casa tua? Sì, quella è un po' il... Abito dietro. Guarda, c'è una cosa che tutta la città sente, che è il mio. Buonasera, buonasera! E tornerà sabato, sono molto felice che si torna a vivere un po' di cultura in piazza anche da noi. Hai ragione, è vero. Questo è il mio compleanno dei 39 anni in pandemia. Che giorno, Mary? 3 gennaio. Io e Salvatore siamo fatti tutte le feste da soli, ovviamente, e lui, perché io ho voluto insomma stare attenta, forse in maniera anche troppo, ai miei genitori, e quindi gli ho detto no, anche quando si poteva magari mangiare insieme, ho detto no, e non ho festeggiato nulla con loro. Cioè, li andavo a trovare e li portavo la spesa, però ho festeggiato tutto con questo sant'uomo qui, che mi ha organizzato una festa sorpresa per me e per lui. Vedi, quindi ci riesce pure lui a farsi le sorprese. Sì, vabbè, cavolo, se non me le fa il giorno del compleanno. Beh, da 2 siamo saliti a 3, eh. Vabbè, dai. Invece tu sono 2 giorni che sei stata al mare, 2 giorni, ti vedo un po' abbronzata, eh? Sì, leggermente. Sei stata con quella ragazza lì, tu, vero? Betta. Con Betta. Betta, no, Betta che era nascosta, era nascosta. Betta, una cosa di queste. Alessia del 7 ne sa una Betta più del Betta che fa una cosa di queste è incredibile, ma non starà neanche guardando la diretta, perché lei non mi ha mai visto in televisione. Betta, ma che stai a fare? Aspettate, scusate. Vediamo, guarda, era nascosta. No, Betta, mi fa ridere perché lei quando si fa i video fa le facce un po' così. Guarda, Betta è incintissima dall'altro. Guardiamo, ti prego. Ho pochissimo tempo perché non so se si capisce dove sono. Sono con te, sei a 3 metri da me, quindi non posso farmi beccare. E cosa dirti? Amore, sei la cosa più preziosa che mi sia capitata, e come dice la nostra canzone, intanto il tempo passa e tu non passi mai. Amore, carina, ma poi simpatica. Ma non ci posso credere, ma tu vabbè. Ma era a 3 metri, ma cioè, no, ma tu eri non nell'altra sai che lei diceva, aspetta, devo uscire perché no, adesso vabbè. No, che sto con lei. Mette è la mia amica di sempre, siamo. Cioè, di sempre del video che cantate in macchina. Sì, ma Betta è. Cioè, posso Betta dirti... è il tuo alter ego, Mary. Sì, è il mio alter ego. Adesso è andata a vivere a Bolzano. Aspetta un bambino e io sono felicissima per lei. Quindi ci vediamo molto poco, ma ci sentiamo tutti i giorni. Cioè, intanto il tempo passa. E tu non passi mai. Questa è una cosa veramente bellissima. No, io non ci posso credere che Betta ha fatto un ma video. Ma sei nascosta, Betta. Io vi giuro che Betta non mi ha mai visto. Forse no, quest'anno perché il compagno l'ha obbligata a guardare. Ti devo dire, Mary, che quando io gliel'ho chiesto, lei è stata felicissima. Veramente? Sì, sì, assolutamente. Quindi. Allora, c'è Annalisa, ecco, intanto, sì, che ci scrive: peccato che viviamo lontane. Mi sarebbe piaciuto tanto conoscerti, Mary. Ma dove vivi? È così volenterosa di conoscerti che l'ha scritto 2 volte. Ecco, dove vivi, dove vivi, Annalisa? Ma noi ci incontriamo, cioè non è che io ho problemi. Annalisa, se ce la fai a raggiungerci prima delle 8, puoi venire adesso a conoscerla. Io ti aspetto, ma sì, ma se abita lontano, mi sa che non abita qua. Infatti, vabbè, dipende, certo. tu abiti... Però io... sono contenta, no, perché Milano, tu abiti qua. Milano ha scritto Annalisa. Ah, Milano. Allora, prendi Freccia Rossa. Quando capiterò a Milano ci conosceremo. Brava. Promessa. Volevo tanto salutare su Instagram. Cugi sorella amica. Chi che è? Mia cugina Sara, che scrive, verissimo, parlando di prima quando le ho detto che mi sono rifugiata da loro, speronate per un autobus. Mamma mia, che ansia. Ragazzi, terribile. Non potete capire. In macchina... Eravamo circondati dagli scooter, sbattevano sulla Tiburtina traffico. Lei guidava, io a fianco. Cioè tu pensavi a una rapina? Raga,
io ero quella di Frosinone, no? Certo. Che a un certo punto entra nella casa del Grande Fratello, poi esce, e ma improvvisamente la conoscono, io certo, non ero abituata. Certo. Questi davano le botte sulla macchina, io avevo paura, perché certo, che ne so chi sono? Questi che vogliono. Guarda, devo dire che Mary, che io non so se, se riuscirei a sopportarlo, no, eh. No, ma ce n'è un'altra qua, veramente, mi verrebbe voglia di farlo. Elisabetta Versa sta guardando. Amore, appena andate in onda il tuo video te lo sei perso. Ma lo sapevo, mi sembrava strano che guardassi. Comunque grazie, mi ha emozionato. Grazie Elisabetta. Una volta, fuori in un locale, una ragazza, sempre post Grande Fratello, quindi parliamo della gente che proprio stava in fissa, no, ai tempi, ha iniziato a piangere. Ma come una pazza, perché mi aveva visto, perché poi visto, era un po' cicciottella, una come me, e piangeva, piangeva con le lacrime, disperata, e io e mia cugina, noi siamo così un ma po', io pure, la prima volta che ho visto l'essere del 7 ho pianto. Ha tranquillizzato, tesoro, ha tranquillizzato, ma che ti piangi, non piangi, più ne parlavo, Eh sì, perché comunque vedere un personaggio, vabbè, perché hai suscitato un'emozione, che personaggio? Beh, però diventi un personaggio, sì, sì, però è assurdo che una che va a fare un reality poi la gente impazzisce. Sì, ma chissà che cosa rappresentavi per lei, no, cioè, forse rappresenti anche quello che tanti vorrebbero fare, Mary, no? E quindi sai, entrare là è un po' il sogno, sì, che no, certo, in questo caso certo, sì, però io ho sempre puntato tutto nel dire siate voi stessi, io sono come voi, no? Quando le persone mi dicono come fai a dimagrire, ma io non sono meglio di voi. Senti, come Mary, l'ho fatto dire, io questo è molto bello. E quanto sono dimagrita? Io ho studiato, lo posso dire. Hai detto no, non c'ho peli sulla lingua? No, ecco, il problema è che mo poi ho preso, riperso ultimamente, diciamo intorno ai 60. Forse 60 kg, quindi un'altra un donna. In questo momento un po' meno. Vabbè, tutto quello di stare. Però è molto bello quello che dici. Uno perché appunto, in modo molto umile, forse troppo, mi dici se ce l'ho fatta io. Ma, ecco, ma no, troppo. No, ragazzi, però è così, giustissimo, è molto bello quello che dici. Cioè, però questo denota il tuo carattere, il tuo senso. No, del, la maglietta che porti, no, qua è il rigore. Il DNA Cesaro, ragazzi. E l'autodisciplina che però ti impone è importantissimo. Mary, Avevo 22 anni. Insomma, cioè, avevo i capelli che erano più rossi del semaforo di De Matteis. Però sì, era diventata una bimba, sì, dai. Sì, insomma, ero una bimba. Ora sei una donna, sono una donna bellissima. Sono una quindi, donna, però sono ancora un sacco così, lo sai. Ma tutte siamo un po' così, beh, tranquilla, certo, Mary. Non... Oh mamma, questa è proprio terribile, questa fa proprio vedere il cambiamento, secondo me. Cioè, guarda la faccia e il doppio mento. Vedi, quella roba lì, oddio, ho buttato lo coso, aspetta. Fai niente. Non ti preoccupare, attenta al telefono, fortuna, non preoccuparti. Allora, quella roba lì... Sì. Non è che l'ha fatta un chirurgo, l'ho fatta io mangiando sano. Quindi, voglio dire, veramente. Senti, per quanti anni la no, lascia, non ti preoccupare. Ci sono io qui apposta. Pulisce Mauro. Ma vieni pure a casa dopo. Perché io, se me lo commissiona Alessia del Sette, vengo sicuramente. Ma guarda, Mary mi fa apparire come una iena, non è vero. Ma io non la faccio apparire io, come ci pensa lei ad apparire con me. Bellissimo. Guarda che fai questa cosa, Paolo, veramente. Che cosa? Il girasole. Che cosa? Ma asciughiamo il girasole e poi Mary se lo deve portare. Senti, lo vuoi strizzare addosso a me il girasole? Così evitiamo di bagnare a terra. Ale, ma andiamo avanti, dai, che ci sono tantissime belle foto di Mary. Oh, questa Mary è una foto doc. Eccomi, bellissima. Qua in realtà stavo a Latri, perché mia mamma era preside a una scuola media dell'area, mo spero di non sbagliare, però sono certa di questo, non posso sbagliare. Era preside a una scuola media di Latri, sai, con i gruppi folcloristici, certo, no? Sì. E quindi a me piaceva sta cosa, un po' stare in mezzo al casino, per la strada, tutti che ballavano, le conche, le e ho detto lo voglio fare pure io. Allora mi hanno fatto fare questo abito e così anch'io ho fatto parte del gruppo. Qui eri proprio bambina. Qui ero proprio... 5-6 anni forse. No? Sì, penso di sì. Ero bambina, ero molto orgogliosa di me perché mi ricordavo, cioè mi sentivo simile a mia nonna in una foto che aveva in bianco, certo, e nero. Belle, quelle foto d'epoca. Sì, sì, e quindi mi piacevo tanto. Oh, i miei fratelli, loro sono Giulia e Pierpaolo, i fratelli grandi, terza figlia, femmina, la più piccola. Ecco, chissà quanto sei stata... Ecco, dillo. Coccolata. No, viziata. Chiusa, con due fratelli, sì, maschi. Brava. Che ne so, io non ce l'ho. Tutti dicono, la figlia femmina, terza, viziata. Non è così. No. Io ho sicuramente la fortuna, come tutti quanti diranno, non lo so, però io ho la fortuna di avere due genitori meravigliosi che hanno cresciuto ogni figlio per quello che realmente era. Non hanno portato... il loro nel non figlio, hanno contaminato la strada, non hanno contaminato niente. E eccoli, infatti, qua, mamma e papà
che insomma adesso che bella questa foto, 52 distanza... anni, 52 anni di matrimonio, però. E questo era il prima e il dopo, nel senso il matrimonio, e questo invece è l'anniversario dei 50. E, che bellezza. E loro ecco, sicuramente sanno amare, i miei genitori sanno che cosa vuol dire amare. E i miei fratelli sanno che cosa vuol dire amare, però sanno anche che cosa vuol dire tirare le orecchie, quindi la terza figliata. Questo è il compleanno di 70 anni di mio padre, uomo meraviglioso. Io penso che, insomma, io ho preso da tutti e due, da mamma e da papà. Ferma, non te muovi con questa foto, ti chiedo in regia perché devo dire una cosa. Questa foto è importante perché in questo giorno, al compleanno dei 70 anni, io per regalo a mio padre non ho portato un pacchetto con un orologio, ma ho portato il mio compagno, Salvatore Lala. Perché? Quanti anni fa? 9 anni fa? 9 anni fa, ecco. Perché c'aveva 21 anni in più di me e io non c'avevo il coraggio di dire a papà sto con ma che gliel'ha impacchettato? No, quindi ho detto io glielo porto in un momento di festa. E così, così al massimo. Si abitua nel frattempo. E quindi io ho detto papà posso venire con una persona? Papà è meravigliato. Sì, certo, puoi venire. E mi sono presentata con Salvatore Lala. Da quanto stavate insieme, Mary? Allora, noi ci siamo messi insieme a maggio, questo è il 17 ottobre. Vabbè, quindi siamo comunque sì. Vabbè, però il tempo fisiologico, a prescindere dall'età, non è che uno... Secondo me mamma un po' la spia l'aveva fatta, devo dire la verità. Perché mamma Salvatore sapeva. Neanche li dimostra mamma gli anni, no? Dai, sì. Comunque un uomo... Sì, vabbè, però insomma sono sempre la terza figlia, femmina. Insomma, certo. Papà, c'avevo un e po' com'è di... andato poi l'incontro? L'incontro è andato bene perché poi lui si è giocato la carta, Salvatore, ovviamente, gli ha fatto un mega poster in grafica, sì. Perché lui fa questo, no? È responsabile di comunicazione, si occupa di grafica, quindi ha fatto un poster gigante dove ha messo tutte le foto più belle di papà di tutte le occasioni in cui papà proprio... ha avuto magari un... E quindi l'ha conquistato. L'ha conquistato. Il papà, mio padre è come a me, egocentrico, quindi è stato felicissimo di riceverlo e è stato amato. Vabbè, poi andiamo avanti. E da lei è andata bene, insomma, sì, è stato un altro figlio. Guarda, io sono convinto invece... da ma qualche non sono descrizione fratello, no cioè, io sono convinto che ormai. Il regalo sarà stato bellissimo e apprezzatissimo, sì, ma sicuro. Papà ha apprezzato tanto altro, così come ti ha detto sempre, perché ne sai te che lo conosci, ma perché fai, perché se già però... che non gli piaceva il grande fratello, io scusate ma io lo sto vuoi con dire, papà lo e, vuoi e dire. Poi avrà apprezzato altre qualità e sì, poi no, sapeva dire, bene che sa bene chi è la figlia, quindi il poster, ripeto, non voglio sminuire il poster, vedi perché dico che è vecchio, Mary, ma è così, è così, però queste sono le titubanze della figlia per presentare l'uomo così tanto più grande. Però, ma se tu sei venuta una figliola così, se i tuoi fratelli esatto. Ce li descrivi così, non è a caso. No, loro, lui quindi... ma mio padre, raga, ma voi sapete l'educazione che ha avuto la mia ma, padre? Ma no? Vabbè, ma te la ritrovi, te la ritrovi. Un po' rigida. Un po' rigida. Un po' cioè, tipo con la paletta dentro casa. No, mio padre... No, con la pala. Al bagno. No, mio padre è molto pala severo. Molto, molto severo. Insomma, gli amici di famiglia se lo ricorderanno sì, ancora. Sì, ma te lo ritrovi però, te lo ritrovi. Me lo ritrovo. Infatti adesso, lo ritrovi, però, Paolo. Adesso è un agnellino, eh? Adesso è meraviglioso. Adesso certo. Me lo sto godendo, veramente. Certo. E goditelo tanto. Sì. Perché mo sei in grado di camminare da sola. Ti ha reso in grado sì. Di camminare e poi da adesso sola. Mi dice che sono bellissima. E prima che ero cicciona non me lo diceva. Vabbè, e mi diceva magari... che tu dimagri che non passavo dalla porta. E c'avevi ragione, mamma. Comunque, veramente, mi dispiace che è saltata prima la foto con mamma, perché mamma è altrettanto importante, ovviamente. Ah, devi metterci la possiamo foto rimettere mamma. La foto con mamma, eccola qua. Mamma mi ha insegnato tantissimo e ancora oggi mi insegna, ancora oggi pomeriggio mi fa delle prediche. Lei mi sa insegnare. Ti bacchetta, a me ancora mi bacchetta sì, mia sì, madre. Mi bacchetta. Una cosa che mi sa insegnare sicuramente è che nella vita bisogna avere molto coraggio, forza d'animo e non arrendersi mai. E io quando ho un problema... qualunque tipo di problema, certo, io chiamo mamma certo. E mamma mi c'ha sempre la risposta. Mary, l'hai visto Cenerentola, la mamma che dice alla figlia bisogna avere coraggio, bisogna... Non me la ricordo questa scena. Cenerentola, quella proprio film bellissima, bisogna essere forti e avere coraggio. A me oltre tutte queste belle raccomandazioni. No, essere gentili e avere coraggio. Oltre tutte queste questo, bellissime raccomandazioni, la mia di mamma mi dice tu devi dare retta Alessia del sempre. Allora va, per non dire bravo. Un'altra cosa. Io non ce la faccio brava. Più. Guarda. È vero. Vediamo le altre foto, Ale. Questo è Salvatore che lo mordo. Scena di vita quotidiana. Io spero che Salvatore stia vedendo, ti stanno facendo sì, vedere. Sì. Tutto. Io no, sono molto orgogliosa di questa foto perché stranamente non ho il doppio mento. Questo è il vero motivo per cui l'ho messa ma sui social. Ma non ce l'hai? No, un po' ce l'ho. Ma che, ce l'abbiamo tutte. Però, dai. Guarda che bello il profilo. È fighissimo. È bellissimo. È proprio profilo, bella l'immagine, la foto. Però questo è per dire che quando mi arrabbio mordo. Ed è ecco, vero. Ed è vero. Io sono buona, cara, simpatica, ma se mi fai incavolare ma mi sembra giusto.
giusto. Sì, lui lo sa e è anche molto paziente e sa anche come. Però io devo dire che quando tu mordi lui sorride, e non è proprio un dettaglio. Tu fatti gli affari tuoi, non è, vabbè, ma cioè, gli piace, quelle sono pure cose loro, che ne sai te. Vabbè, ma appena detto che l'ha pubblicata sui social, e voglio dire, non è sì, che l'ho pubblicata, poi bella. Io commento dal vivo. Abbiamo scattato domenica al battesimo di mia nipote. Vai. Prossima foto, perché poi per amore, ecco. Questa è Betta, l'avete vista prima. Ecco, con Carlotta. Questa con Carlotta. Carlotta, Carlotta è mia quanti figlia. Anni ha? Carlotta? 7 anni. Amore, quanti anni ha Carlotta? 7, 8. 8. 8 anni a novembre. 7 per 8, 56. Io con le date sono una cosa. No, non è vero che i cani, il primo anno si conta come agli esseri umani, mi sa. Poi dal secondo cominciamo a contare 7. 8 anni, voi considerate che Carlotta, Salvatore, 3 anni fa abbiamo festeggiato Brindisi, cena, i nostri 8 anni d'anniversario. Dopo un mese abbiamo rifatto i conti, erano 7. Quindi questo per farti capire noi come siamo messi. Non si può essere perfetti. Siamo un po' incoglioniti. Comunque, Betta, Carlotta e io, questa è stata la mia vita a Roma per un bel po' di anni, perché Salvatore lavorando qui, io lavorando a Roma dalla domenica al venerdì, questo era la mia comfort zone quando tornavo certo. a casa. Bella le comfort zone poi, eh? Per me è fondamentale. Cioè, chi le critica, ma io no, le no, apprezzo. Io no. Senti, come ti sei trovata a vivere? No, scherzi a parte, cioè il passaggio, ma proprio non parlo del lavoro, dell'amore, proprio vivere a Frosinone ed essere e traslocare per andare a vivere Vabbè, a Roma. Vabbè, io sempre l'università l'ho fatta a Roma e vivevo a Roma. Ok, quindi ci avevi già. Quindi, già abituata. Sì, però io ti posso dire che quando il weekend gli amici mi dicono ma resta, ma che torni a fare a Frosinone? E io dico no. È una festa. Non ce la faccio, invece resta. No. Per me il tornare a Frosinone è respirare, certo. Cioè tornare a Frosinone è la comfort zone, appunto. Chiaro. È il luogo perfetto, capito? Non posso farne a meno. Questo è Paolino. Oh, questo è il suo Paolino. Questo tu e tu hai Alessia, no? Sì, perché io, io sarei Paoletto. Tu sei Paoletto. Io sarei Paoletto. Il mio Paolino. Ottimo. Che devo bacchettare, Paolino. Perché ho sbagliato Paola a mandargli il messaggio. Che tutto può essere. Ma secondo me è sicuro no, che è andata così. No, ma così è un po' rincoglionito. No, no, ma te crede, ma Alessia si difende bene. No, no, un po' rincoglionito sicuramente, nel senso, è sempre preso da mille cose. Brava, che passano, sì, no. Sì. Però io a Paolo gli voglio un sacco di bene. Tu pensa che eravamo in classe insieme e poi ci siamo ritrovati a lavorare insieme come coppia, come fate voi due. E tante cose le fate insieme meglio. Tante cose. Questo era il Frosinone in Serie A, credo. Che bello, che o l'inaugurazione del Benito Stirpe. Del Benito Stirpe, sì. Bello. Insomma, una bella coppia. Guarda, sono sicuro che se non ci abbiamo il contributo è perché lei ha scritto un altro Paolo. No, secondo me no, merita, assicuro che lei ha scritto un altro Paolo. Me lo chiamo, brava, chiamalo. Possiamo fare uno scherzo telefonico a Paolino? Brava, che lui lo possiamo fare uno scherzo telefonico a Paolino? Non c'è privacy, lui che l'ha fatto a chiunque. Esatto. Non sarebbe una Vittoria, amore. Lui è Vittorio Vittorio. Se lui. Si può fare, lui che ci possiamo Ripoli. Mettere in contatto. È Vittorio Ripoli. Ciao Vittorio. Ciao Vittorio. Vittorio, pezzo di cuore. Lui e Fausto sono due autori storici della Rai, ma anche di insomma Mediaset, fanno di tutto. Mi hai detto che ti fanno le sorprese loro. Loro mi fanno un sacco di sorprese. Lì eravamo a Sanremo. Io a Sanremo ho preso la stanza con Vittorio. Salvatore non è geloso, capite da soli, perché abbiamo condiviso una stanza insieme e siamo andati dalle suore. Invece di andare all'hotel a 5 che stelle. Sono andata alle suore perché era più vicino e costava di meno. E noi non ci vergogniamo a dirlo, vero Vittorio? Ci siamo divertiti come pazzi. Ecco qua. Vai Ale, facciamo questa carrellata di foto molto, molto divertenti, carine. Loro sono il mio punto fermo a Roma, in Rai. Senza di loro potrei impazzire. Sono fine le foto, eh? No, 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 ci sono. No, no. Questa sono io. Alessandro! Ma sì. Veramente lo chiamiamo? Chiamiamolo! Come no? Rispondi tu, Mary. Dai, chiamalo, Yolanda. Scherzo. Allora, intanto mandaci. Questo ovviamente, Mary, hai fatti vostri, ormai 5 anni lì. Ah, questi fatti vostri. Si può dire l'anno prossimo che fai? L'anno prossimo faccio il quinto? No, perché ancora non lo so. Ancora non si sa? No, non so proprio che farò davvero, quindi non posso dire. Però vabbè. Qualcosa farò. Noi incrociamo le dita. Però, non so che. Se vai Ale, mandaci intanto che lo chiamate. Se chiamate Paolo, fate dallo squillo, io lo chiamo e mi arrabbio, tanto noi abbiamo litigato 100 volte certo. Del fatto che perché non l'ha, mandato... l'ha visualizzato. Oh. Silenzio. Ma che numero vede Paolo? Sì. Certo che non ti regoli, Chi è? Sono ma come la chi tua è? Amica Mary Segneri.
Tesoro, non sai. No, guarda, non sai nulla. Ma dove stai tu? Perché non hai fatto il video di saluti? Non ho capito. Alessia del 7 ti ha mandato un messaggio. No, aspetta, aspetta. Comunque, Alessia del 7 ti ha mandato un messaggio. Te l'ha mandato Paolino? Mandato, mi sono scordato. Oh, lo sapevo, meno male. Allora, devi capire una cosa. Questo Paolo, perché Alessia fa coppia con Paolo che sta qua, gli ha detto che era lei rincoglionita. Io gli ho detto no, stai tranquillo, no, perché conosco Paolino. Mi sono sbagliato, mi sono scordato pure di rispondere. Grazie Paolino, sì. Comunque, vabbè, sei solo l'eccezione che conferma la regola. Che sei uno stronzo, perché non mi hai mandato il video, avrei pianto tantissimo. Ecco. Ma poi dimmi in diretta che mi vuoi bene, ecco, perché io l'ho detto fino adesso. Adesso devo capire. Ah, perché è diretta questa, quindi ho anche detto la parolaccia. Sì, oppure va. Bene. Ho detto e fino certo adesso che ti voglio bene. Bene, c'è una nostra foto bellina, quindi cerca di cose fatte se, bene. Se metti va. Facebook, vedi anche la foto tua e di me, Paolo. Ma. Però lo state apprezzando. Voglio bene, come no, no, io presto. Che lo voglio bene. No, devi fare proprio il messaggio. Sì, vai, fa il messaggio, poi ti va capegno. Il messaggio come lo devo fare però? Video, oh, come se fossi no, Bin Laden. No, video, adesso lo fa in telefono. Non esatto, in diretta. Quando noi facevamo, lui faceva il pazzo, io mi occupavo di ste cose. Quindi, mo, allora, Paolo... Devi fare una video dedica, cioè fai vai. Finta che io sto qua, no? Che poi sto veramente qua sul tavolo di vetro tondo, capito, quello capito, nostro, okay, okay, no? Okay. E adesso Alessia fa, guarda cosa chi c'è per te. Vai, allora, vai. No, allora adesso c'è un altro contributo, Mary. Sì, dai, ma veramente. C'è il contributo di Paolo, Paolino, del tuo Paolino. Paolino, sentiamo che Dio, ci dice Paolino. Il mio pezzo di cuore, sentiamo. Ciao Mary, mi dispiace purtroppo di non essere là con te, ma ti mando un abbraccio grande, ti seguo poco in televisione per questioni di orari, però ti voglio bene e sai che faccio sempre il tipo per te e mi fa tanto piacere che tu sia là in quello studio dove tutto è cominciato per quanto mi riguarda e dove ho condiviso tante belle esperienze con te. Ti mando un abbraccio grande e in bocca al lupo per tutto. Ti voglio bene, Paolino. Grazie Paolino. Vive il lupo. Ti voglio bene. Scusate. L'hai detto Paolo? Certo che io lo sento. Noi ti aspettiamo, ma dillo pure te. Che basta, a casa o stai al lavoro? No, sono uscito adesso. Ah, perché c'è la voce stanca, mi fai preoccupare. No, mi si abbassa con l'aria condizionata, ma poi no, certo. In generale. Va bene. Ecco. Comunque Paolino... Sono molto felice di averti sentito perché io qua dentro senza la tua voce mi faceva un po' strano. E meno male, mi fa piacere. Noi ti aspettiamo Paolo, grazie. Un bacio, ciao ragazzi. Grazie ciao, Paolino. Paolo. Ciao. Vabbè, mandiamo un brano intanto, dai. Lo manda Mary. Paolo. Che mano, io non mi ricordo tutte le cose. Ah, dille una. Sì. Io tutte le mattine la mia sveglia Alexa, gli dico buongiorno Alexa. Lei mi parte col meteo, le cose e poi parte questa canzone che a me mi fa venire un po' di voglia di che vivere. Che canzone è, Mary? Macy Gray con I Try. Bene, noi ce l'ascoltiamo. Intanto mangiamo la pizzetta. Ecco. Paolino. Bellissimo così. Ma se si può chiamare gente posso chiamare chiunque, era carino Paolino, bravo. Chiamiamo Giancarlo Magalli. Cioè, ti manda a quel paese? Lo so. Veramente? Mm. Lui però penso che sia uno dei... Lui è anche autore, se non sbaglio, vero? Sì. E penso che sia uno dei più competenti. No, ma invece dici com'è. Allora, lui è esattamente così come lo vedete. Mm. E lui ci ha mandato un messaggio di saluto a Adriana Volpe. Perché è stato qui Marco Profeta, che è il suo migliore amico, lavora con lei. E quindi ci ha mandato questo messaggio carino dicendo che per poi ci verrà a trovare. E mi sono ricordata che con Magalli non era proprio... No, magari e Adriana Volpe non si sono molto trovati, ecco, mettiamolo così. Però Giancarlo è una persona che... Cioè, voi pensate che lui nasce come autore e poi per fare una sostituzione serviva qualcuno che andava a condurre al posto di non so chi. Praticamente l'hanno messo lui, ha funzionato e alla fine è diventato conduttore. E quest'anno però se ne va da Fatti quest'anno Vostri. Va via dai Fatti Vostri, ma condurrà un quiz pomeridiano su Rai 2. Io non mi permetto di esprimere giudizi personali su di lui, però vedo, so che è molto, molto competente. Chissà che arriverà ai Fatti Vostri, Mary. Già si sa, Anna Falchi, Anna. Salvo Sottile. Ma lo sappiamo in anteprima. Ah, non lo sapevo, beh, sarà che non no, vedo. No, ma sta scritto dappertutto. Ah, veramente? Fa, cioè, mi dispiace avertelo portato solamente no, adesso, sapevo. Arrivo Anna immediatamente. Anna Falchi, Salvo Sottile. Sì, sì e Emanuela Aureli. Sì, cambia. Allora, Salvo Sottile mi piace.
Ti piace anche... lavora con noi da già un lavora anno. Con voi? Sì, sì. Bravo. Lui ha fatto le finestre, aveva una rubrica. Vedevo il suo programma, quello anche notturno, mi piace, insomma. Allora lei è bravissima. Ma vabbè, Salvo è un giornalista. Però c'è rimasto solo un bicchiere, sì. Lo devo dare alla signora. Lo condividete Anna come nella buona e nella cattiva sorte. Anna Falchi già lavora da un po'. Perdonatemi. Come conduttrice, fa un programma estivo. Che programma fa? Fa un programma su Rai 1 quest'anno nel weekend, lo scorso anno, sempre per l'estate, la mattina. Guarda, basta che non fai complimenti e ti senti a casa. Cose. No, tu adesso così. Soffri. Veramente. Vino, Mary, sì, io bevo un po' acqua. Vuoi fare una pausa? Bevi. Pausa sigaretta. Vabbè. E dopo ciao, Matteo! Mi fa troppo ridere che... Scusate. No, Paolino, che l'abbiamo preso così, fantastico. No. Paolo, un po' di vino, grazie. Scherzi. No, però ti posso dire, dovevamo fare lo scherzo, tu dovevi stare zitto. Vabbè, ma non era uno scherzo, gli hai detto chi eri. Cioè... No, il mio scherzo era che io avevo finito la diretta e mi arrabbiavo, perché io lo sapevo che si era scordato. Che non aveva fatto il video. Vedi, se non perché aveva visualizzato hai esordito dicendo io non capisco, ma so io che non capisce le cose. Mi sono rimasta malissimo di questo. Ciao, Matteo! Matteo! Annalisa, devo andare a Milano prima un po' a trovarla. Sì. Beh, però sono rimasti 9 minuti, eh. Detto così è pure brutto, però effettivamente sono rimasto 9 minuti. Quindi, dopodiché te ne vai. Che no. Oh, sono rimasto 9 minuti. Tu immagina, mi è come se Carlo Conti chiappa Pippo Baudo e gli dice: oh, ti sono rimasti 9 minuti. No, per farle capire che vola il tempo. Vola, voleva dire vola. Anche questo. È guarda, finita. Io però scherzi a parte, noi non lo facciamo, noi non ci facciamo, cioè noi non ci siamo. Ce la vuoi fare? E, io sono contento che... Di che? Allora, per me extra, il primo volto di Extra TV, perché tu sei coincisa con l'apertura dell'emittente. Beh, il giorno in cui abbiamo... Il primo volto, il primo volto che ha dato carattere alla trasmissione, alle trasmissioni, all'emittente. Sei stata tu, io sono contento. Che bellino, sono proprio contento. No, ma non sai che meraviglia per me sta essere. Sono veramente, veramente che contento. Che poi il giorno in cui ha aperto Extra TV, che credo. Ricordi la conferenza stampa nel teatro, Mary? Sì, a voglia. Sono passati anni, sono passate un sacco di persone. Prima, però, andava in onda per tutta l'estate, sono andate in onda le clip Dimmi di più Extra TV. Cioè, facevamo cioè, nei paesi. Che è stato il lancio. Il lancio, sì, che è durato l'estate intera fino a poi. L'apertura, io mi ricordo ancora adesso che noi siamo partiti con il TG della sera, delle 20, e subito dopo il TG c'era un programma condotto da me e da Paolo, che era sempre Dimmi di più, il continuo, avevamo portato in studio la gente che avevamo fermato per stare, e io avevo un'emozione, raga. È rimasta la scritta Dimmi di più all'ingresso dello studio, è rimasta, è bellissima. Ma ne ho fatte di cose, credetemi, che mi hanno dato emozione, come professionalmente parlando, ma io quella sera me la ricordo, cioè, belle donne. Beh, dai, comunque, non dico un lancio, però è una cosa per nuova. Io insomma, sono ripartita, sono ripartita, cioè dopo il meccanismo Grande Fratello, ti prendono, ti spremono, ti fanno, io mi sono laureata e sono ripartita da qua. Non solo, ma sei ripartita anche con dei contenuti completamente diversi, no? No, ho studiato, io qui poi ho studiato proprio, quello che io ho studiato, perché io mi sono laureata comunque su questo indirizzo, il vero studio è stato questo. Poi Edoardo Fedeli con me è stato grandioso, io gli voglio un sacco di bene. Hai ragione, anche io lo saluto perché è stato veramente... Devo dire, guarda, ora scherzi a parte, mi sono affacciato fuori a porre qualcosa da bere e da mangiare, oltre che a Salvatore, è la prima volta, ma non voglio sminuire nessun altro, però per ovvie ragioni, tu lo sai meglio di noi, è la prima volta che vedo Vincent e Yolanda seduti qui in regia con noi, stanno intrattenendo Salvatore. Intanto... Perché Vincent e Yolanda mi hanno vista... crescere giorno dopo giorno qui. Vi siete plasmati insieme ed è la prima volta che accade, ripeto, non voglio sminuire tutti gli altri. E quindi secondo me sono emozionati quanto me nel vedermi qua, perché noi abbiamo condiviso tantissimo. Io pure, stanno e hanno dei sorrisi che parlano per loro. Cioè, tu lo sapevi io che ho fatto, la prima cosa che ho fatto appena sono entrata. Aspetta, ma intanto devi salutare Annalisa, perché ha detto grazie per la bella compagnia, mi sono divertita, a me ti aspetto qui a Milano. Sì, Annalisa verrò. Ciao, Annalisa, Milano. Anzi, quando capiterò a Milano, tanto ci seguiamo, lo saprai e ci vedremo. La prima cosa che ho fatto, arrivata
ex e voi sono andata alla macchinetta a prendermi l'acqua. Perché facevi sempre questo? No, perché era... c'aveva la sede. No, perché, a parte la sede, perché quella era la zona relax, esatto, per noi, certo, non so, sì, no? Sì, sì, cioè, sì, tra una cosa e un'altra, io qua ci passavo la giornata intera con tutti quanti, ci mettavamo lì a cazzeggiare, piglia la bottiglietta, parla, la merendina, mi sono mangiata tutte le merendine. Però vabbè, va. Allora Ale, ci sono altre foto di Mary? Penso di sì, qualche altra cosa ci dovrebbe essere. C'è vediamo qualcos'altro? Ma sì, perché me ne ha mandate un bel po', eh? Ale, cioè c'era pure lui, capisci? C'era anche lui che era piccolo, era piccino, era piccolo e dava già una mano, eccolo, oh, Giancarlo. Ecco. Eccolo! Questa è la allora, la mia adesso espressione dice tutto. Cioè, io per un anno intero ho passato, ogni volta eravamo presenti sia io che Giancarlo, a parare i colpi, diciamo. Perché Giancarlo è che uno... che senso, dici, Mary? Perché Giancarlo c'ha sempre la battutaccia. Ah. Sempre. Ormai anche i miei salvatori, i miei genitori lo conoscono e ridono. Però lui c'ha sempre la battuta, anche mio nipote. Pure pesante. Ma cioè, tipo, battuta... tipo... Non lo so, qualunque cosa, basta che mi screditava. Beh, ma la vita non è stata maniera... proprio generosa con lui. Ma in maniera affettuosa, lo so che è strano, no, pensarlo. Certo. Io sono circondata da persone che mi scrivono... Oh, la Wespa! Vedi, la copertina di quest'anno della Wespa sì, è stata dedicata ai fatti vostri, dove invece dei veri personaggi, cioè Giancarlo e noi, c'erano i personaggi di Frosinone. Questa è una grande intuizione di Amedeo di Sora e io la Wespa l'ho consegnata a Giancarlo. Che sì, tu sei no, pure sulla moto. Wespa, cioè sei fissa sulla sì, Wespa. Sì, sì, io sulla Wespa, sono di casa. Io senti, però Mary, lui è generoso come compagno di... Lui, assolutamente. Mm. Considera, io l'ho incontrato la settimana scorsa, che eravamo tutti e due invitati al compleanno di Edoardo Vianello, sì, con le pin. Sì, e ci siamo fatti una bella chiacchierata, ci siamo fatti un brindisi, è sempre una persona cordiale, sorridente e soprattutto, raga, è vera, che ti dice la cattiveria o ti dice la cosa buona. Però la dice... Però è diretto. Nel è mio diretto mondo devi diffidare dai diritti e dice troppe cose buone. Assolutamente, ecco, sono d'accordo, è vero. Questo è bellissimo. Questo ci tengo perché non solo è Sanremo, e per me le dirette... Sanremo è Sanremo. Perché Sanremo è Sanremo. Forse è una delle cose più importanti che ho fatto in Rai, che spero di tornare a fare, che sono le dirette, lo speciale la mattina dall'Ariston. Sì. E, questa foto in particolar modo, io tutte le mattine intervistavo i cantanti, c'è andata D'Angelo. E quindi io mi ricordo, io ho intervistato tutti, raga, tutti i cantanti dei festival degli ultimi anni, lì su quel tappeto. Quando è andata D'Angelo, io solo una cosa devo fare. Oh, l'ho fatto subito. L'hai fatto? Certo. Cioè, io ma lei Mary? No, devo dire che cioè io volevo fare un po' più cacciare, certo, lei non l'ha fatta perché stava vabbè, c'aveva una posizione un da mantenere. Però io ero tutta contenta, capito? Certo, cioè, perché finalmente beh, perché due comunque due persone conterranee, insomma, quasi, esatto, brava, sì. Ho detto lei che t'ha detto, e lei mi ha detto, ah sì, ma io ho capito chi sei, però io ci volevo proprio di... parliamo in ciociaro, capito? Facciamo... Non ha colto tutto, no, tutto, cioè, finita là, abbiamo parlato poi come... Ma come sbaglio, ultimamente la sto vedendo spesso in giro, in trasmissioni... Ma chi, Anna o l'amica? Anna o la sorella? Ah, quella è la sorella? No, ma l'ho vista su un video di una canzone su una macchina. Una battutaccia, Paolo, perché pure lei un po', insomma, i connotati se li è cambiati, quindi lo dico io, non lo dite voi, lo dico io. Tanto no, vabbè. Io, onestamente non li conoscevo. E Anna D'Angelo... Ah, è la prima volta che... cioè, sì, non sì, avevi avuto modo di incontrarla prima? No, perché non è mai capitato. Mm-mm. In questa occasione sì, infatti. Però è una sorana, anche lei, insomma, una ciociara. Ciociara. Io ero tanto contenta. Anche lei, perché chi è sorana? No, ciociara. No, è sorana. Ah, è ciociara. Scusa. Sanremo. Voglio cioè, dire, non perché è... due... la truccatrice Manola, che non si dice truccatrice, quindi è brutto dirlo, esatto, si dice in un modo più raffinato, ma io non lo so dire. Vabbè, insomma, no, però Manola è veramente... Manola è... numero uno l'ho incontrata, sì, a Sanremo. È vero. E, insomma, è, per me è stata un'emozione, lei è di Frosinone. Beh, per, ma Manola... Spaziani. Manola Spaziani, ok, ci abbiamo pure diverse altre persone che stanno qui in radio nazionali. Ma sì, sì. Però in quell'occasione, questo invece è il concerto di, ecco, di Vasco Rossi, era il 2017. Esattamente oggi. Oggi? Esattamente oggi. Senti, no, ma quel concerto pazzesco di 250.000 persone. No, beh, non potete capire. Ecco, raccontaci un attimo. Ma 2017, Mary, quindi Modena. Com'è? Modena Park. Sì. Mi chiamano per condurre il pre-concerto di Vasco Rossi. Io che? Sbaglio il numero. Il pre-concerto a me disegnere.
praticamente sembrava che Vasco Rossi aveva voglia di avere dei personaggi che non erano personaggi. Ma sai perché, secondo me? Perché uno come Vasco Rossi, cioè, se mette che ti devo di Mara Venier, sì, si incazza Maria De Filippi. Quindi, secondo me, ha preferito mettere la sconosciuta, eccomi qua. Bravo, Vasco! E quindi sono andata io con Salvatore, con Carlotta, tutti quanti siamo partiti, veramente. E siamo stati una settimana lì e è stato incredibile. E lì ho conosciuto Claudio Guerrini, che ad oggi è un mio grandissimo amico. Che senti, Vasco, ma con Vasco l'hai conosciuto, Mary? Ma chi l'ha conosciuto? Arrivava tipo il Papa, arrivava con l'elicottero. Sì, ma perché palco. Dice che Vasco non mica può stare in giro. No, senti, scusa, dilli. Però l'ho visto tutte le prove. No, questo è vero, non sto esagerando. Alessia del Sette è riuscita ad intercettare Cucchia. Beh, Cucchia il sassofonista, il sassofonista che lo è stato per 32 anni. Sì, lo abbiamo avuto ospite in videoconferenza. Sì, noi abbiamo detto, perché tutti sono curiosi. Andrea Innesto, il maestro Andrea Innesto. E lui ci ha detto che Vasco è una persona molto generosa, molto esigente. È molto esigente, certo, professionalmente parlando. 32 anni insieme. Ragazzi, Vasco Rossi. Vasco Rossi, insomma. Vasco che poi ci ha preso un po'... Se può dire un po' tutto un po' così, perché aveva detto che era l'ultimo concerto. Siamo andati tutti là, io ho lavorato, grande felicità. Ha fatto 230, quanti erano? 230.000 250.000. No, il concerto, il record dei concerti mai avuto. Sì. Prima del concerto che è partito Vasco Rossi, io stavo in mezzo alla gente che mi portavano in giro così. Sopra? Sì, perché io mi sono lanciata nel pubblico. Io quando mi ricapitava tutta quella gente. Brava, Mary, Salvatore brava. Mi fa, tu sei matta, con le telecamere che mi inquadravano e andava sui maxi schermi e poi andava in tutti i cinema d'Italia, perché il concerto era anche... Ma non solo, ma poi è una cosa che ha fatto notizia. Sì, in maniera... Per me è stato, non lo so, un onore pazzesco. Bellissimo, Mary. C'era tanta gente di Frosinone, tra l'altro. Sì, 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 come c'era no. anche la nostra Sabrina, io tantissimi, infatti. C'erano tanti miei amici. Senti, Mary, purtroppo questo radio però... è... Tu, però io devo dire una cosa a Mary prima. Io prima gli devo dire che Angelo Iacobucci le scrive un abbraccio forte alla grande Mary da Paola ed il mancato cantante Angelo. Non sei un mancato cantante, perché canti tutti i giorni. Ma poi ora fa il maestro di padel, Angelo, quindi... Che ovviamente sarebbe ora che faccio qualche lezione. Un abbraccio a Paola e Angelo, per me sono una coppia importantissima. Molto bella. Sì, e devo dire che sono l'esempio dell'amore e della famiglia. E quindi, insomma, sono felice e onorata di essere loro amica. Ciao Angelo. Senti, invece io voglio sapere una cosa. Apriamo sti cassetti. Ecco qua. Che è? Perché voglio sapere un sogno nel cassetto di Mary Segneri. Il sogno nel cassetto. Allora, in questo momento storico, il mio sogno nel cassetto è riuscire a far coincidere il lavoro con la vita privata, perché vorrei un figlio e vorrei sposarmi. Cacchio, che scupone! Vanzan, dovevamo fare i fatti vostri qua, Extra TV. Mary, questo è proprio... Dobbiamo fare i fatti vostri qua. Contemporaneamente, però, vorrei pure continuare quello che... Ecco. Piano piano mi sono costruita, quello, perché... Però, lo dico qui, non mi ha raccomandato nessuno, è importante, perché, insomma, è stata faticosa e basta che t'assenti un attimo e ti si dimentichino. Certo. Per non dire altra cosa. Esatto. Ecco, Mary. E quindi voglio trovare il modo per far coincidere piano piano adesso... Stiamo... Comunque è bellissimo, Mary. Senti, il noi mio auguriamo... sogno nel cassetto è avere una vita felice con Salvatore, sicuramente. Ecco, allora intanto noi te l'auguriamo, ma noi siamo stati veramente, Paolo, felicissimi. Noi veramente, veramente un bellissimo momento. Mi sono divertita tantissimo. Un bellissimo momento. Io sono molto felice che siete voi qui a portare avanti Extra TV insieme a quelle bellezze che sono lì fuori, perché siete bravi. Avete molta personalità, avete una bellissima immagine. Grazie, Mary. Perché secondo grazie. Me la bellezza di Extra TV è che è sempre stata una televisione giovane. Sì. E con Angelo e anche con tutti gli altri. Voi siete assolutamente figli e glamour. Siamo felici che, e fate la differenza. Che tu ci dica queste cose. Questo programma e tutti grazie, gli altri. Abbiamo raccolto uno scettro lasciato da buonissime mani. No, insomma, noi la vediamo in Rai, noi siamo qua a casa nostra. No, vabbè. Casa sua.
Noi siamo qui a casa sua a mantenerti la calda quando vuoi tornare. Non è più casa mia, è casa vostra, però questa porta però quando si apre non si chiuderà mai più. Vero. Quindi quando sei qua, Mary, no, che capiti che ti va a prendere prima con la mia così. Brava, quando sei da queste parti, quando ti pare. Ma guarda che figlio ti prende in bocca. Ma certo, ma devi farlo, ma veramente. Va bene, va bene, lo faccio. Noi invece ti continuiamo a seguire, Mary, ti facciamo un grande in bocca al lupo per tutto quello che farai. Vive il lupo. Grazie per essere stata qui. Grazie infinite a Mary Segneri, ma soprattutto da Alessia del Sette. Ma di che, non è vero. Grazie a tutti per averci seguito e dai Mary, saluta tu, dai. Continuate a vivere felici e sorridenti perché il meglio deve ancora avvenire e soprattutto guardate Extra TV e si dumatti perché cioè, ti fanno, ti alleggeriscono e ci vuole leggerezza. Ciao a tutti, grazie. Ciao, Paolo, grazie Alessia. Grazie, grazie a tutti. Adesso mandiamo un brano. E noi siamo ancora in onda però, Mary, eh? Sì, 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 non siamo ancora fuori. Grazie a tutti, grazie Angelo, grazie Giada, grazie a tutti, grazie Paola. Ecco. Giadina. Grazie Giada. Siamo ancora...